Cos'è? Beh, eh, ti presento un'amica, si chiama chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Uh, promettimi di non ridere. Mi promesso mi voglio fidare <sussurra> <sussurra> ed è in Orlondo, sai che io ti troverò Ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani. Mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. Pimpato come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene tieni giù lo scudo e la mia clima arriverà ma va ma va, va ma va va ma va va Ecco fatto. Beh, è terribile. Lo prendo come un complimento. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Wesa Twitch. Oggi 16 ottobre del 2023. Grazie mille Maltarolo o Maltarolo del supporto e ho visto che le facezie già sono le predilette dalla chat quindi non so se faremo in serio i faceti probabilmente faremo principalmente i faceti ehm, volevo rispondere a quello che scriveva mi stupisci, curioso di sapere che titolo ho dato al Substack è la prima cosa di cui dobbiamo parlare il Substack non esiste ancora perché sono indeciso sul nome e bella frattone, grazie mille del Prime e prima mi sono un pochino scervellato sul, su, che no, su come chiamare questo, questo benedetto substack e non ho, anzi se avete delle idee, se avete delle proposte, se avete dei nomi che vi sembrano carini, fighi, insomma, eh, non, non, non ne ho idea, cioè, non è necessariamente una cosa particolarmente sofisticata, eh, oppure una cosa... La, <ride> la riga dopo è una gag, raga, è, è una gag. Eh, no, credo si dica così, pagliare ma non sono sicuro. Eh, la riga dopo... È, è una cosa, madonna. Stanno scartabellando un essere umano al piano di sopra. Eh, direi molto, molto bene. Molto bene i consigli. Direi, dai, Max, che potrebbe andare benissimo. E, e quindi sono indeciso fra fra nomi che non sto neanche a dirvi perché devo decidere, alcuni forse sono troppo pretenziosi, e, e quindi no, non lo so, uh, alla fine forse penso una cosa molto semplice, perché non volevo dare un titolo che fosse relativo soltanto ai racconti, per cui avevo pensato bella Cituc, grazie mille dei 32. Um, esatto mi stupisce esattamente pensavo tipo una cosa tipo racconti raccolti bella il macigno di Sissifo grazie del Prime però pff, che cazzo e poi comunque eh, sembrava limitante no? e quindi non so, non so veramente come chiamarlo eh, se avete dei nomi belli ma, scrivetemeli ma anche mandatemeli insomma non ho, non ho veramente idea bella, bella Eugenio grazie mille del Prime co-collaboratore co co-conduttore del della nostra trasmissione lo spareggio che andrà in onda più tardi alle 18.30 su youtube come ben sapete mm. eh, che scrittura è che scritture viola non è, non è legato a twitch eh, ecco chamber eh, penne quagli che non lo so non lo so sono veramente indeciso comunque potete già iniziare ragazzi potete già iniziare eh, potete già iniziare a mandarmi se volete sulla, sulla mail. Eh? Cioè, se avete dei racconti, mandatemeli pure già. Bla Taker o Tucker, grazie mille del Prime. Ecco alcuni nomi creativi per un blog dedicato alla pubblicazione di racconti di finzione. Questo l'ha fatto ChatGPT. Mondo immaginario, storie infinite, pagine di avventura, parole magiche, sogni di carta, fantasia narrata, universi segreti, racconti incantati, storie all'orizzonte. Immagina e scrive, oh mio dio. Dio mio, mamma mia, mamma mia. Scuola not holded <ride> ah, brutti, brutti parecchio. E, ma la riga dopo è una gag, e poi che cosa vuol dire? Cioè, al di là della gag, internos, cosa vuol dire la riga dopo? Eh, chat gpt è un boomerazzo, diciamoci la verità, e quindi non lo so. Adesso ci penso. Comunque, tra domani e dopodomani, ma se, volete, se avete già dei racconti, mandatemeli pure sulla, sulla mail eh, se vi va eh, se è una cosa che vi interessa, ovviamente. Non preoccupatevi. <ride> oh, <ride> Scuola Olsen. <ride> vediamo, vediamo. Adesso mi, volevo, mi sarebbe piaciuto avere un nome brillante, simpatico. Eh, boh, non lo so. Alla fine, probabilmente farò qualcosa di semplice. Cioè, per esempio, eh, Bella Grazie mille, un nome potrebbe essere, mi era venuto in mente prima. Uh, Come ah, adesso non mi ricordo, Dio mio, vabbè, sono in mezzo a dei lavori qua. Che palle. Um... Non, non, non mi ricordo, ce n'erano diversi di nomi papabili, ma insomma adesso ci, ci pensiamo. Per quanto riguarda. Comunque è considerato già avviato, se non è oggi e domani lo, lo apro e, e dopo si mettono le robe. Tra l'altro pensavo di metterci anche io qualcosa, insomma qualche boiata, la, la potrei scrivere anch'io Però non sono particolarmente abile con la scrittura narrativa, temo. E il pendolo della chat, il pescivendolo pesci di Fucone, sa. Mi piace il pescivendolo di Foucault <ride> e il wallpaper è la schermata iniziale, o comunque sigla iniziale di Streets of Rage su Mega Drive. <coughs> Quel pescivendolo di Foucault. <ride> non lo so, non lo so. Non voglio fare una gag, ma neanche una cosa troppo misticheggiante o oh, non lo so. Occhi del cuore, <ride> non lo so, vediamo, vediamo. Eh, ne avevo pensato uno, non era racconti raccolti, che è già horrendo, ma era tipo. Eh... Ah, non mi ricordo, non me lo ricordo, Beh, tra l'altro, non me li segno, quindi me li dimentico anche. Bene, Harry, ah, direi ottimo. <ride> racconti rappresi è bello. <ride> racconti pettinati ma perché avevano detto di mettere anche poesie eventualmente fumetti quindi non volevo metterci racconti perché sennò ottenere la luce dal buio oh dio 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 peso peso i bimbi. no orrendo allora, allora siccome siamo qui vi dicevo no da titolo ma ci pensiamo, ci pensiamo, ci pensiamo. Eh, la riga dopo non è mai stato approvato. L'ho appreso oggi per la prima volta, quindi è un viaggio che vi siete fatti voi ed è solo una gag e non può essere. E, quasi finto. <ride> Che cosa volevo dire a proposito di, di bambini? Penso che presto, così come bisognava dichiarare di non amare la dittatura, bisognerà dire che si è contraria all'uccisione dei bambini perché siamo in una situazione che mi ricorda qualcosa. Allora, non voglio fare la, la, la live serie, dopo facciamo Uvufu, quella roba lì perché lo voglio fare se ce l'abbiamo, però aspettate un attimo. Allora, madonna che casino ragazzi, vabbè, finirà. Eh, andiamo one sec qui. Andiamo online un secondo. Innanzitutto possiamo iniziare. Ho appena letto, inizierei. Partirei dalle belle notizie. Partirei dalle belle notizie. <ride> eh, perché il microfono funziona. Eh, Victoria Secret torna quella di un tempo. Dopo lo leggiamo. Ma mi ha, mi ha molto colpito questa. Eh, <ride> Mi ha molto colpito questa notizia. Fumetto su Netanyahu il vignettista Steve Bell, licenziato dal Guardian dopo 40 anni, per avere fatto. Poi pare che abbiano solo risolto il contratto, ma insomma. Eh, alla scadenza. Per avere fatto questo residente di Gaza, andatevene adesso con questa, questa immagine. Vignetta, devo dire, devo dire chissà che cosa. Chissà che cosa mi immaginavo, ma la cosa che mi ha. non boh, neanche niente di che sta vignetta. Comunque, eh, per quanto ha il doppio significato no, dell'uscita um, dal mio corpo, quindi questo potrebbe essere un'interpretazione, come dire, che è, è, è tutto mio, no? e al tempo stesso come se l'avesse avesse partoriti lui, ma boh, mi sembra ok, non, non chissà, che, chissà che roba, eh, ma mi ha ricordato questa cosa del vignettista che perde il posto, mi ha ricordato. Mh, come noi eh, occidentali, eh, ah l'ho visto Magin, non credo oggi ma sicuramente lo voglio, lo voglio vedere, come noi occidentali avevamo reagito ovviamente eh, al, al massacro no? che ci fu alla sede di, di Charlie Hebdo, quando anche di fronte, eh, esattamente Musotro, uscite dal mio corpo e abbiate molta paura, avete 24 ore per uscire dal mio corpo, che è casa vostra. Ehm, vi ricordate quando ci fu il massacro alla sede di Charlie Hebdo? Ovviamente, oltre al, alle ovvie considerazioni sul, sull'uccisione no, di gran parte della redazione di quel, di quel giornale, ci fu un grande senso di... No, io sono Charlie, come anche si diceva all'epoca? Comunque ci fu un grande senso quasi, quasi liberatorio, no, di dire, di fronte eh, al fondamentalismo eh, che, che terrorizza. E che, e che censura con la morte, no? in questo caso, noi siamo l'Occidente, noi siamo l'Occidente che difende anche il diritto al cattivo gusto. Non difendo la vignetta perché fa ridere, ma difendo la vignetta perché è libera, perché l'autore della, della, della vignetta X o della vignetta Y, può, posso trovarla di cattivo gusto, posso trovarla divertente, eh? ma quello che ci caratterizza è che noi siamo quelli che... La libertà di espressione è il più possibile, ovviamente non è mai assoluta, però cerchiamo in tutti i modi di eh, no, tollerare, tollerare il diverso e tollerare magari ciò che non è conforme al politicamente corretto. No? Ma ne sono, ne sono passati, ne sono passati, di, di, di tempo ne è passato parecchio. Io sto seguendo abbastanza, ma senza, senza esagerare, eh, quella che è la copertura mediatica di quello che sta succedendo. Tra Israele e la striscia di Gaza, eh, que quello che sto avvertendo è quella stessa sensazione. C'era un articolo di Aldo Grasso, che adesso è finito dietro paywall, ma ero riuscito a leggere e quindi non so come, ma mi è sparito dietro il paywall. Ma c'era un articolo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, ehm, che era quello che avevamo già sentito l'altra volta, cioè sei indegno se dici sì, ma. Faceva questo discorso, no? Aldo Grasso, noto per essere un commentatore di, di, di trasmissioni TV anche trash, il, il sommelier de, de, delle cagate della televisione. Ma comunque, ehm, per cui il... addirittura arrivava a considerare quasi una fallacia il pensiero che cerca le sfumature e che cerca i distinguo e che cerca di entrare nei dettagli, e... non che sia facile o è proprio. Probabilmente impossibile, se non davvero risalendo al Big Bang eh, fare la, la catena causale, ipotetica molto soggettiva, no? eh, E di, di soggettività coinvolte, non le nostre che stiamo sul divano a, al caldo, al caldo, al freddo, anche loro stanno al caldo, ma nel senso st loro stanno sotto le bombe o, o gli attentati o quello che. Ma una soggettività dei, dei coinvolti no? è, è molto difficile ripercorrere la catena causale che renda giustizia, no? a chi l'ingiustizia ha subito. Ma è allucinante come mi sembra di rivedere ancora una volta un adesso è il momento di emergenza in cui una sola, non una sola opinione, perché sarebbe ancora poco, una so, un solo modo di esprimere l'unica opinione è consentito. Altrimenti qualunque genere di distinguo, qualunque genere, se dici sì ma... Sei, allora ami la dittatura. No, qua non c'è più amare la dittatura, ma allora ti piacciono quelli che ammazzano i bambini. Quindi sei un, uno che desidera uccidere bambini. Che cosa, cazzo, porco! E quindi ancora una volta e ti devi schierare. Esatt esattamente. e Tra l'altro, la cosa che colpisce moltissimo di questa, di questa cosa, oltre alle giravolte veramente orwelliane, eh, per cui eh, cioè, l'Occidente, noi eravamo tutti amici dei palestinesi una volta perché Israele ha fatto le cose più turpi e indecenti, in ora. Questa cosa è totalmente rimossa, ma la cosa che colpisce è che si chiede no? una o così o colà, no? per cui tipicamente o sei con loro o sei loro nemico, perché o sei filo, eh, potremmo dire filo semita, o sei antisemita, non, terzium non datur, no? proprio intorno a una delle questioni più complesse, più sfaccettate, più anche terrificanti su cui io, io sfido chiunque ad avere una visione unitaria, ad avere una i buoni sono questi, i cattivi sono questi altri. E invece la retorica di questi giorni, a fronte dell'orrore che abbiamo visto, ma che stiamo continuando a vedere, perché poi lì non finisce mai il botta risposta degli orrori, sia pure in modalità differenti, è così. Dal nulla, il male, ancora una volta, un male atavico, letteralmente paragonabile a Satana, perché non si capisce no? da dove. Ogni tanto sulla terra, da, da sottoterra, no? come Devilman, dal, 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 dal monte de, dell'Himalaya, arriva il male, il grande male che odia il bene, la bontà e, e, e le persone buone. E. E non si sa da dove, e tutti noi siamo chiamati a dire soltanto: viva il bene! E chiunque metta una virgola, un asterisco è il male. E si arriva incredibile come se arrivi. Sempre, sempre, ultimamente. Saranno i social, ti viene veramente da pensare. Si arriva a questo genere di, di ragionamenti, per cui la complessità dello scenario è fuori, assolutamente dalla mia possibilità di, di, darne, no? di darne conto. E, ma io sfido veramente chiunque di fronte all'orrore che abbiamo visto, all'orrore che continuiamo a vedere, all'orrore che fin da cioè io ho, la mia, ho gli anni che ho, no, e, è tutta la vita che, che vedo e leggo di orrori, no, purtroppo in quella regione, da, di un segno e dell'altro. Io sfido chiunque ad avere una, una visione unitaria, netta. Eh, questi sono i buoni, questi sono i cattivi, questi, questa, se non sempre di fronte ad ogni singolo abuso, eh, ad ogni singolo massacro, ad ogni singola infrazione del diritto internazionale, cioè non, non, non è bello ridere pensando al diritto internazionale, è che purtroppo che cosa vuoi fare? Ad ogni singola infrazione, ad ogni singolo qui dovevamo stare, invece li siamo andati eh, Non si può che, che dire.. È sbagliato, ma è sbagliato se lo fa uno, se lo fa l'altro, eccetera. Per carità, sei proprio internettianamente un codardo perché non ti schieri, perché non fai così, perché non fai sì, signore so, discorsi che abbiamo già fatto mille volte di fronte alla complessità di una, di una situazione. Eh, per esperti, ok, <ride> mi fermo che è meglio, però decisamente per esperti: eh, che vede una storia molto, molto triste. Molto molto triste, una storia novecentesca, molto triste legata a quell'area geografica. Eh, credo che a fronte delle conseguenze che non finiscono mai, si naspriscono sempre di più, eh, qualcosa, qualcosa è andato storto. Cioè, qualcuno a un certo punto ha fatto i conti senza l'oste. Poi è molto molto difficile. No? Eh, in ogni caso, è, sono queste le, le situazioni in cui vedi. La comunicazione pubblica, noi stiamo in Occidente, quindi vediamo la nostra, ma altrove la stessa cosa, sia ben chiaro. Tu vedi la comunicazione pubblica e ti accorgi di quando le questioni sono serie e, eh, tra virgolette, ora non si scherza più. Questo si dice, questo si mostra. Questo. Vi, sfido, vi, vi, invito, vi, sfido, vi invito ad andare a vedere la homepage del Corriere della Sera, che ha qualche cosa di... È qualche cosa, ci si, si, si potrebbe fare della comicità sopra, ma non voglio espormi così tanto. E quindi, e quindi siamo veramente. Non lo so. Qual è ovviamente. Le considerazioni più, più banali sono sempre le stesse. Un soldato, culturalmente un guerriero, che uccide un civile, un disarmato, figurati un bambino, una delle cose più, più raccapriccianti che si possono immaginare. Deportare, togliere la casa delle, delle persone, no? È una cosa orripilante, mostruosa. Uccidere i civili. È la cosa più, più, più schifosa che esista. Ma io voglio sapere chi è innocente da quelle parti lì. Cioè, quindi boh, va bene. Eh, davvero davvero eh, mi, fa, mi fa. Mi fa. Mi fa orrore quello che sta quello che sta succedendo, sono d'accordo sul fatto che essere, io non mi, non mi ritengo affatto equidistante però non ho voglia di entrare troppo nel dettaglio delle mie opinioni eh, però che sia un privilegio comunque eh, non essere eh, di una parte, non c'è dubbio il vero coraggio in, questi, in queste situazioni del pensiero critico è il, il, il palestinese o l'israeliano che dice, fermatevi i torti, le ragioni stanno qui, stanno là noi dobbiamo trovare anche sotto gli attacchi, le bombe o quello che è, dire bisogna usare la ragione e non dobbiamo essere bestiali, non dobbiamo essere da un lato no, i, i, i pulitori etnici, dall'altro non dobbiamo essere i terroristi disgustosi, eccetera, eccetera. Il vero coraggio è, è coraggio in, incommensurabile, è riuscire ad avere un pensiero critico complesso che possa riconoscere anche le colpe della propria parte, eccetera, eccetera all'interno di un contesto, immaginatevi, immaginatevi che contesto quando una grandissima parte de delle, delle persone in gioco hanno il parente ucciso, la famiglia eh, deportata o comunque sloggiata, no? e, e questo l'hanno ammazzato questo, e questo mi ha ammazzato questo, e questo mi ha ammazzato questo. Immaginatevelo, no? Quindi molto facile per noi, ovviamente. In ogni caso, eh, eh, la lucidità... Non per questo do dobbiamo non essere lucidi. Cioè, certo, siamo privilegiati, però meglio privilegiati lucidi che privilegiati rimbecilliti, come stanno cercando in tutti i modi, di... I ci sono questi, queste sorte di... Io spero eh, finestre che poi si vanno chiudendo, perché comunque sono, sono delle, delle esplosioni di retorica che non possono durare, non sono sostenibili, ma che fanno realmente impressione. Perché c'è poi a livello mediatico um, un, un conformismo per cui tutti furbastri cercano il gol a porta vuota, no? Come dicevamo giustamente, come diceva giustamente Shai, un termine che mi piace: il gol a porta vuota, cioè l'applauso facile, no? E, e vedi veramente una sorta di sciacallaggio della bontà, cioè succede una cosa mostruosa e orripilante, c'è un sovrappiù di bontà gratis che non costa niente a nessuno, no? che può essere espressa, e c'è l'occasione d'oro per chi fa quella virgoletta fuori di eh, addosso, diamogli addosso, ehm, eh, cazziamolo, censuriamolo o, o cose del genere, al di là del, del caso specifico, addirittura della, della questione... Israelo-palestinese, sono, sono modalità che fanno veramente impressione e poi tu sai che fra dieci anni la vedrai, la, tutti la vedranno diversamente e nessuno si ricorderà neanche più di come si comunicava in quel momento lì, di che cosa si poteva dire, di che cosa non si poteva dire, per cui eravamo tanto fantastici, no? i grandi difensori, di no? eh, come era, no? morirei, non sono d'accordo con te, ma morirei perché tu abbia la possibilità, no? la frase di Voltaire citata malamente. Ok, eravamo tutti fantastici così finché non possiamo più esserlo. Peace and love proprio. E quindi niente, insomma. E aspetta, Harry, non, non ti seguo. Beh, insomma, comunque avete, avete capito quello che intendevo dire adesso, senza voler stare poi a spaccare il cappello in quattro. E, e vedremo che cosa succederà penso che ci sia eh, il problema è che l'opinione pubblica soprattutto in Europa dove eh, è sempre stata molto forte eh, la solidarietà verso i palestinesi no? penso che l'opinione pubblica sia menabile per il naso fino a un certo punto e quindi eh, non so Netanyahu e eh, gli israeliani più falchi, no? quale vera finestra di, opera di operazioni, um, come posso dirti, giustificate, um, quanto tempo avranno per fare quello che vogliono prima che, a fronte del disgusto che tutti abbiamo provato, si generi un disgusto uguale, contrario ancora superiore che li dovrà fermare. No? Questa cosa la deciderà ancora una volta... L'opinione pubblica e la percezione pubblica che, che ci sarà. Eh, stiamo a vedere, ci, ci stanno lavorando no? per avere una finestra di impunità a cui già ci hanno abituato. In Francia, divieto di manifestare: assolutamente sì. Ovviamente, abbiamo appena visto no, l'orrore dell'attacco di Hamas. Se non sei con Netanyahu, sei con Hamas. Questo modo di ragionare bianco-nero che, ehm, che non tollera sfumature, che non, ho, che non tollera ehm, differenze e specificazioni, a fronte di una delle situazioni più complesse che ci sono sulla Terra, è insomma, piuttosto, evidente, piuttosto evidente. Se non altro, altro. lasciamo perdere i parallelismi, lasciamo perdere anche le giuste, le giuste ironie che si possono fare no? su quello che si diceva su invasori ed invasi, no? su, sulla difesa di casa propria, eccetera, da un momento questo, a me dispiace dirlo perché queste cose sono molto dette a sinistra, anche da una sinistra che sapete che io non amo minimamente, ma spero che questo vi dimostri il fatto che a me non me ne frega assolutamente nulla di chi dice cosa, eh, cioè siamo a dei livelli orwelliani comici, veramente comici. Ma, veramente com... ma siamo a livelli orwelliani comici, per cui a me la cosa che, che mi colpisce di più è la figura, ma ve l'ho già detta questa cosa, come a sinistra ma la sinistra centro-sinistra, cioè la, la sinistra dei buoni, quindi anche i centro, in Italia è il centro più che la sinistra. Si è sempre visto nel vecchio presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, l'esempio del presidente deprecabile. Per la tipologia di affermazioni che faceva, per la totale irresponsabilità. Poi è arrivato Trump che non ne parliamo, però fatemi un attimo fare questo discorso. Per la totale irresponsabilità delle sue esternazioni e per l'evidente incapacità e inettitudine al ruolo. Io non so che cosa, cosa stiamo vedendo con Biden. È qualcosa di incredibile. E gli stessi che fanno, che si uniscono, che fanno, io capisco meglio Biden di Trump, ci sto, ma. Non, non so veramente. È incredibile. Nel momento io capisco le persone più anziane. Perché nel momento in cui inizi effettivamente ad aver visto un decennio, poi un altro decennio, poi un altro decennio, un altro decennio, e hai memoria perché hai sempre seguito, ti sei sempre interessato, eccetera, eccetera. E inizi a vedere anche gli stessi personaggi eh, che fanno delle giravolte allucinanti. E dici: ma io non. non, nessuno, non a nessuno chiederò mai chissà quale coerenza, perché è impossibile, ma. Ma ah, qui siamo a un opportunismo. E allora ti rendi davvero conto che poi è una certa visione di sinistra eh, per cui vedi, eh, vedi davvero un sistema, Il sistema è, è un termine tecnicamente ridicolo, è quello che vuoi, però dici davvero, ma, ma cazzo, ma io avevo capito che avevamo un certo tipo, adesso ne abbiamo un altro. Ma io, soltanto, ma queste retoriche sono sempre enfatiche ed esagerate ragazzi ma l'Italia c'è cioè le bandiere della pace la pace c'è solo la pace c'è solo la pace che è anche sbagliato perché comunque esistono le guerre giuste, leggete il famoso libro di Walzer purtroppo esistono le guerre giuste, ma c'era una retorica della pace che non se ne usciva vivi ma quante milioni di bandiere no? dell'arcobaleno eccetera eccetera ma sembrava ripeto la pace è una cosa 99 euro è sempre una cosa bellissima però bisogna comunque sempre valutare caso per caso. Ma in Italia eravamo soffocati nella retorica della pace. Ma le milioni di persone, le marce, eccetera, eccetera. Così. E io, io sono per il caso per caso. Quindi a me non, non me ne frega un caso, non è, non è sempre una cosa o sempre un'altra. Ma mi fa impressione la, la totale leggerezza con cui si dimentica, no? Si, boh, che, che cosa buffa. E quindi ti domani, ma che cos'è questa comunità? Che cos'è il dibattito pubblico? Il dibattito pubblico è, eh. ecco, basterebbe, no? basterebbe leggere Il cimitero di Praga, che non è certamente uno dei migliori romanzi di Umberto Eco, però parla di come si costruiscono le narrazioni della storia e dell'attualità, entrambe. E vedi, vedi davvero come chi ha la possibilità di farlo, chi ha gli strumenti e i mezzi di farlo lavora sull'opinione pubblica per creare una narrazione emotiva, no, il famoso storytelling, e lo storytelling è quello di Trump, lo storytelling è quello di Obama, non sono uguali né gli storytelling né quello che c'è sotto, eh, sia ben chiaro, e si cerca di vedere caso per caso quello che vuoi. Ma davvero, dopo uno storytelling da una parte, story, diciamo storytelling, ma la parola giusta è propaganda, una propaganda, una, parte, una propaganda da una parte, a un certo punto guardi tutto questo e dici, ma non è serio, semplicemente non è serio, e vedi... I, I cazziati i censurati. Ma è molto raro che si possa davvero parlare di censura per fortuna a casa nostra. Ma diciamo i, gli ostracizzati, no? E che tu sia o meno d'accordo con loro. Magari sono persone con cui non sei mai d'accordo con niente di quello che dicono, ma veramente niente. Però dici: Ma che cazzo? Ah comunque. Sti, eh, grazie mille a Teferzio, Nirvolo, Koichi, Nakano, Nakano e Mbebo. Grazie, ragazzi, grazie del supporto. Eh, per cui il discorso della partecipazione al dibattito pubblico: la sensazione di è voce sprecata, sono energia sprecata ed è dolore gratuito che non serve a niente. Non è solo, non ho, non ho fiducia nel genere umano, anche lì caso per caso sono situazioni in cui hai tanta fiducia nel genere umano, il genere umano te la, te, specie umana, te, te la rinfocola la fiducia, situazioni in cui no, anche lì... Ma non è quello, è proprio che dici, ma questo dibattito pubblico non è un dibattito, è una sciarada, è una, è una, è una recita, è una, è una gag, cioè non è serio, non è vero che c'è un dibattito, non c'è mai stato. Com'era la famosa frase credo di Mark Twain, perdonatemi la citazione a, a memoria che non ho, che, beh, proprio per strasentito dire com'era. Se, se votare servisse a qualcosa non ce lo farebbero fare. Caso, per, anche qui la mia risposta è sempre caso per caso, dipende. Però comunque posso capire, no? Ti rendi conto che ci hanno dato ognuno un microfono, a ognuno no? una, una terrazza da dove dire la nostra. Si vede che non conta un cazzo, si vede che è, è, è palese che siamo qui a, a triggerare spot. Mentre pensiamo, come sempre, di stare eh, decidendo delle sorti del, del mondo, no? ma io in queste situazioni veramente mi, mi viene da pensare, eh, per, per dire il post, no? che comunque o oh, Regà, io critico il post perché cioè, criticare altro non avrebbe senso, nel senso che cosa facciamo? Critichiamo lo, lo schifo indecoroso. In il post è ovviamente uno dei migliori giornali, credo il miglior giornale che abbiamo. Ma una cosa che mi viene in mente sul post. Per cui no, sapete che la Cina si è espressa no, recentemente pro-Palestina, eh, in questo caso, eccetera. Eh, e il post che si sta invece dimostrando, eh, si sta abbastanza dimostrando, mi sembra eh, un filo di memoria. No? Okay. Ma mi stavo domandando, in modo abbastanza scisso dal discorso che abbiamo fatto fino adesso di, di Israele e Palestina, ma eh, sul discorso dell'informazione, ehm, che cosa sappiamo noi della Cina? Che cosa conosciamo della Cina? Niente. Noi non sappiamo un cazzo della Cina. Quando è che un giornale come il Post, per esempio, ma ancora peggio altrove, eh? quindi. Quando è che un giornale come il Post ti parla della Cina? Che comunque, cazzo, è un paese importante. È un paese grosso, importante economicamente, militarmente. È la. Io sono abbastanza del parere che ci sia una sola grande potenza, ma in ogni caso, no? il secondo paese più potente al mondo, forse. Ma chi se ne frega? È comunque un paese no? di grande rilievo. Noi non sappiamo un cazzo della Cina. Non sappiamo e le uniche volte in cui i nostri giornali, anche quelli meno peggio, ci parlano della Cina, faccio per dire, è per farci vedere che c'è, non sto mica negando che ci sia, che c'è repressione della, della diversità di pensiero e. Minoranze che vengono schiacciate, o che cazzo ne so io, tutte le cose brutte, cioè quando io sento parlare della Cina, sono sempre e solo ed esclusivamente cose brutte, non esiste niente di bello, no? sono solo cose brutte. Eh, oppure che siamo tutti qua che non vediamo l'ora che crolli l'economia cinese. che Poi non è vero che non vediamo l'ora, ma eh, eccetera, eccetera. E, e tu ti domandi, ma com'è la realtà stando lì e stando qui, come vedi il mondo se stai lì? E, e lo pensi quando vedi, no? vedi questo, questo bambino tra le macerie. Com'è com il mondo visto lì, in quel posto lì, e come lo vediamo noi? Nessuno di noi si informa davvero. Abbiamo dei, dei, dei riassuntini, delle cagate, delle notizie superficiali. Pensate a un paese grande e complesso. Ma ho detto la Cina, potrebbero essere mille altri paesi. Dove, come in Italia, non so, le notizie sono infinite, le cose che, le cose che succedono sono tantissime. No? Che cosa sanno in Canada dell'Italia? Sapranno quelle due cagate no? che escono, i <ride> bunga bunga. E quindi non sappiamo assolutamente nulla e, e la cosa che, che risulta più, più efficace è sempre, costantemente, questa, ma non sto mica dicendo che amo la dittatura, eh, capiamoci, mamma mia, eh, è sempre questa eh, giusta posizione che c'è il male, il male puro, che è quello che diceva George W. Bush e tutti noi ridevamo di, ridevamo di lui, perché noi siamo europei intelligenti e noi ridevamo di queste cose, l'asse del male, i paesi che... Canaglia, non sto dicendo che preferisco, non, non sulla base di cosa potrei mai fare un paragone la Cina l'Italia non me ne frega un cazzo, ma sto dicendo che abbiamo questa visione del mondo per cui ebbe, eh però a questo punto è il male contro il bene. Eh. A questo livello di rincoglionimento, a questo livello di rincoglionimento siamo. Ah, ma allora ami il male, allora tu sei male anche tu, anche tu sei dalla parte di Satana, l'inspiegabile male, che serpeggia, e che è il male hollywoodiano, che è il male hollywoodiano del cattivone a cui non, non, non si sono neanche sprecati di dare un, un background, no? che non hanno curato il personaggio, per cui esistono questi personaggi che vogliono solo il male, e che tutto vada male, in rovina, tutto, non si sa perché, non si sa come. Non... Quando poi dall'altra parte quelli credono di essere buoni, eh? E noi siamo il male, perché poi la narrazione è la medesima. E questa cosa è offensiva, è offensiva perché noi siamo, saremmo la casa del pensiero critico, noi saremmo la casa della, della complessità del pensiero, del dibattito, della, della, della discussione, stante una grande libertà di espressione, eccetera, eccetera. No? E invece il, non, questo non significa che non esistano azioni malvagie, riprovevoli, orripilanti, non esistono persone che fanno schifo, questo è ovvio, ma la, la complessità dei problemi ridotta a... Si vedi palesemente che l'acme emotivo che riduce il discorso a buoni contro cattivi e terzium non datur è strumentale. Questo lo vedi chiaramente. È strumentale da sempre a qualunque forma di regime, termine neutro, ok, che desidera eh, agire senza obiezioni. Senza che le obiezioni abbiano un peso destituendo le obiezioni di peso questo ce lo insegnano no? le, le, tutte le autocrazie e dittature eccetera eccetera ma tende purtroppo a. in, in un contesto differente è un cattivo costume però evidentemente molto efficace no? che vediamo, vediamo sempre è offensivo è offensivo dell'intelligenza umana pensare che delle, delle situazioni uber complesse si riducano a buoni contro cattivi ma se lo dici nel momento sbagliato ti saluto e sono, capito? Fantastico. Vabbè, ah boh, sti cazzi. Certo, certo, sono d'accordo con quello che ha scritto, alienato, eh? assolutamente sì. E in questo io, la cosa allucinante è che mio Dio, ma cosa mi ricordo l'epoca dell'Ucraina? Ma se tu non dicevi che la nostra libertà e la nostra democrazia e tutto ciò che di buono e di bello l'Occidente ha non è legato a doppio filo all'integrità territoriale dell'Ucraina, se tu dicevi. Ma, pff, boom, cazzo c'è Se tu dicevi una cosa del genere, ma non solo se eri putiniano, ma ti guardavano proprio con un sospetto del tipo: Ma guarda quello, ma guardalo, ma. ma allora. ma scusa, secondo te siamo mai stati sulla Luna, eh? eh? Ti facevano queste domande qui. Wow, wow, È incredibile. E que, questa volta ora c'è questa finestra, ma la finestra secondo me sarà molto più piccola perché esiste una tradizione in Europa di solidarietà verso il popolo palestinese, che non significa essere no, fondamentalisti islamici, islamisti, insomma, come volete, e loro hanno necessità, Netanyahu e compagni. Di una finestra di impunità, anche proprio da un punto di vista narrativo, come non sarà mai legale, ma secondo me non sarà grande. E quindi non so se vorranno veramente se riusciranno veramente a fare quello che è palese in me. C'è bisogno che vi dica che cosa vogliono fare. Non, non lo so neanche a dire. Non credo che riusciranno a farlo, davvero. Perché c'è cioè, comunque un limite. Per fortuna, sotto alle stronzate di tutte le propagande, di tutte le, le retoriche di sto C'è sempre la realtà. Quindi, secondo me, eh, la cosa sarà, magari la striscia di Gaza si rimpicciolisce, già è una densità abitativa, niente male, si va a rimpicciolire, disastro umanitario oltre quello che già era, cioè a livelli apartheid certificato e quant'altro, ma, ma sempre peggio, sempre peggio semplicemente comunque sì, sti cazzi eh, sti cazzi no, poveraccia, ci mancherebbe altro ma sti cazzi, la, la, la nostra voce e, le, e i nostri ragionamenti, su quelli sì veramente sti cazzi, perché dove andiamo in ogni caso, è bello comunque è affascinante no? notare come com funziona eh, detto questo in realtà abbiamo tantissime cose abbiamo eh, tantissime cose che possiamo eh, possiamo, possiamo fare eh, in questo caso in questa live che non riguardano quello che sta succedendo lì perché poi a un certo punto questa è giusto la gag eh? anche se in realtà è paradossalmente interessante questo. non lo voglio leggere adesso però lo metto lo metto nel, nella cartella del talk perché questo articolo sicuramente è interessante e, e poi nulla vogliamo fare wufu vogliamo fare wufu o vogliamo so che era stato dei film, ma scusami Pagliaio, ma non l'abbiamo già fatto quello dei film? Nei <coughs> libri di E, come si fa presto? Oddio, si fa presto il cazzo, se li mettiamo tutti lo si fa neanche tanto presto. Mm. Facciamo della saggistica, dai. Facciamo ah, ma i film del Weser Shop eh, se non ci sono, eh, ce ne sono pochissimi perché non c'era un cazzo su Amazon quando ho fatto quella, quella, quella roba lì. Sì, sì, oggi dovremmo leggere, eh. oggi dovremmo leggere plurime cose. Eh, abbiamo fatto dei film quello già precotto di Uwufu magari sapete cosa potrei fare prossimamente potrei vedere cosa c'è su Amazon aggiungere altri DVD che sono, immaginatevi che cosa si trova alla, alla categoria film e magari a quel punto si potrebbe fare mentre invece quello dei saggi pagliaio se me lo vuoi linkare io ci sono sono, sono pronto a farlo così se famo due gags e Uwufu ragazze io l'ho visto l'ho visto però sono delle foto brutte non, è, non, ho visto, non ne ho trovato uno fatto bene eh, Ah sì, è la più grande, ma non c'era un, io mi ricordo che non c'era una sega. Vabbè, comunque, facciamo pagliaio. Questo saggistica del Weser Shop. Ci sto, ci sto, turno 60. Mi fido, eh. Mi fido che tu me lo abbia proprio servito così come va fatto. Eh. Eh, sì, sì, è tutto su cantina web. Queste live vanno sempre su cantina 128. Ok, così sia. Ci saranno quindi sicuramente delle gente che va contro eh, contro nessuno, insomma ok, ok, facciamo così, facciamo così, sì, 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 va benissimo facciamo la allora, filosofia Umberto Eco vince contro il nulla mi sa che ne abbiamo parecchi perché saranno pochi più che il Decive a cura di Tito Magri bravo che hai messo la copertina giusta Aurelio, Marco, vince ok, è <ride> praticamente un, un, una, una carrellata di, di robe vino a Moralia futura democrazia fatto valore, minchia questo, questo è un librone, questo è uno che arriva parecchio avanti il formaggio è vero, è mitico bellissimo, io comunque l'ho letto in Audi ma uh, l'etica senza dio eh, siamo proprio sicuri eh, che li volevamo fare qua eh? Ah, ok, attenzione, subito Ah, pesissimo, pesissimo, questo è bello questa è una bella sfida eh, allora, vi, voglio subito essere molto chiaro con i consigli che vi do se siete eh, giovani universitari dico facoltà umanistica ma in realtà non è necessario e naturalmente la cultura vi serve per andare a letto con... Eh, la, cultura è... la cultura serve a tante cose, ma vi serve anche per andare a letto con le ragazze o i ragazzi o quello che volete di vostro gusto. Pochi libri saranno efficaci come i frammenti di un discorso amoroso. Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes credo sia uno dei libri più regalati per trombare che esistano sulla Terra. È bello, eh? ve lo consiglio, eh? Però lo leggi e pensi proprio, Madonna, ma questo lo devo far leggere. Ah, ma questo lo devo... Soprattutto se siete in quei periodi di grandissime emozioni, di grandi romanticismi o comunque, no? cioè, comunque in tutta quella carica di far vedere, eccetera, eccetera. I frammenti di un discorso, molto... che è un bellissimo libro e consiglio sincero non l'avrei messo altrimenti. Però è proprio perfetto. Ma vincerà assolutamente Il Guerriero Loplita e il Legionario di Giovanni Brizzi, che fu anche mio professore universitario, che come professore. Con tutto rispetto, non gli avresti dato una lira, ma il libro è fantastico perché eh, racconta eh, è storia militare, no? racconta le guerre da, mh, dai Greci ai romani, insomma, da, di Compo Male, eh, passando dalla Falange fino? Come cazzo si chiamava quella dei Greci? Comunque insomma, la, la storia delle formazioni militari sui campi di battaglia nel mondo antico, facciamo così eh, usando esempi delle principali battaglie eh, dell'epoca. Ma in parallelo alla storia della cultura greca e romana, alla sua evoluzione e anche al crollo dell'impero romano, visto in un'ottica militare. È un libro, ma ragazzi, aiutatemi a dire: oro. Oro, cioè, ma per la forma mentis che ti instilla. Cioè, riesci a vedere come eh, la struttura della società e la struttura dell'esercito si rispecchino. E come l'una abbia influenzato l'altra, puoi, puoi rivedere la storia dei, 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 dei popoli del Mediterraneo. Molto, molto, molto bello. Questo è un libro di storia della Madonna, veramente un, una perla. Tra l'altro, è anche piccolino. Relativamente piccolino. Ve lo straconsiglio vince. Ah, beh, consigliato L'era della dopamina, molto interessante, molto d'attualità. Secondo eh, me, molto consigliato, molto, interessa molto interessante. Veramente. È un libro che vi consiglierei di leggere proprio perché vi fa capire quanto siamo fottuti. Ma nessun libro vi farà mai capire quanto siamo fottuti, quanto pensieri lenti e veloci. <ride> Quindi, pensieri lenti e veloci, ma oltre, eh, ovviamente, Vince. Però l'era della dopamina, raga, leggetevelo. però qua siamo a un livello molto superiore. La Repubblica di Platone contro il nulla, va bene? <ride> Questo è un grande libro, ne parlavamo prima, Guerre giuste e ingiuste di Valzare, un discorso morale con esemplificazioni storiche. Questo proprio perché eh, non solo si parla di diritto, diritto internazionale, eccetera, ma è soprattutto l'analisi la, pragmatica, caso per caso, i distinguo, è un libro contro l'assolutizzazione, ma a favore dei diritti. Molto bello, molto, molto bobbiano, eh, se volete. Bellissimo. È un buono Valzer, mi piacerà. Ah, qui è eh, pesissimo. Ah, 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 esattamente, John Quoto quello che hai scritto. Valzer, eh, ex utente del eh, Qua, ragazzi, qua è pesissimo, Perché, da un lato, mi ti do oggi con uno scritto di Umberto Eco. Eh, questo è veramente il libro, cioè molto, molto mio libro di riferimento. Tantissimo. Cosa fa? Roland Barthes, prende delle cose della quotidianità, del... Pi più che altro del. Della cultura pop, ma si ha negli anni 50, no? e le analizza no? con la sua verva ancora molto, un, po un sapore di Francoforte, molto cazzuto, figo, bello. E sono dei saggi bellissimi, in tre paginette ti fa delle robe allucinanti. Bellissimo, La favola delle api. <ride> che cosa. <ride> la favola delle api è un libro che ti. Diciamo che non è un libro che. Come posso dire, ah, ti disillude. Ecco. È un libro per disilludersi. Ecco, direi che La Favola del è un libro per disilludersi sulla società e, e su quello che ci crediamo di essere. E, ma se non ricordo male, mi sembra di sì. Questa edizione, la terza, ha anche bonus. L'introduzione di Tito Magri, eh, che per, avete capito? Io non so, nessuno se l'è mai inculato, solo io. Però Tito Magri è un grandissimo. È molto vabbè uno dei libri più importanti che, che, che la filosofia occidentale abbia prodotto, prodotto la favola delle api. E, però io sono molto legato, mi sta un po' sul cazzo a votare Roland Bart piuttosto che Mandeville, però sono molto legato ai miti d'oggi. Perché comunque Miti d'oggi è quel libro che un po' è un libro di cagacazzismo, perché è comunque PD, no? capito, cioè ogni cosa devi sempre andare, però lo fa con grande stile, con grande... Eh, la capacità di trovare il generale nel particolare e di trovare i massimi sistemi nel, nelle cose che sembrano eh, più di basso livello, perché questo movimento critico che fa Roland Barthes serve proprio per dire eco a suo figlio, muoversi criticamente nella realtà. Quindi, per amore, voti i miti d'oggi. Questo, questo è uno dei grandi classici della filosofia, vi dico solo questo. Voti i miti d'oggi, ciao, E. Taleb rischiare grosso vince contro il nulla. Ah, bello questa vita di sederti il buddha vince contro il nulla che <ride> è il colmo questo era il nulla contro il nulla vabbè classicone ok ok vabbè è da leggere ok sono curioso di vedere le sfide che ci saranno dopo <ride> ma che cazzo ma fa qua <ride> che coglione <ride> vince il nulla no non ho potuto far vincere il nulla <ride> I molluschi, il mollusco ha prevalso. <ride> il mollusco ha prevalso. Uh, allora, questo è molto. Pedo. Da, da, da una parte abbiamo una conferenza di, di, di 30 paginette leggere, ma neanche, ma quante pagine saranno realmente il fascismo eterno? 15, tipo. e dall'altro l'ultimo, secondo me, grande saggio di Eco, quello sulla traduzione. E, e questo è un, è un testo da, da, proprio interessantissimo da un punto di vista logico è molto scivoloso, cioè come vi posso dire? Deve essere una persona sveglia per capire il, che l'uso del termine che fa lui non significa che ogni volta che qualcuno userà quel termine tu sarai allineato con questo qualcuno, capito? È anche commovente. È molto bello. Il fascismo eterno è, è una grande chicca, è una grande chicca, ma è proprio, è proprio veramente una chicca fantastica. E dire cose la stessa cosa è un bellissimo salto, però faccio vincere il fascismo eterno, sinceramente. Ma soprattutto perché è un, un concentrato brevissimo di ragionamento pulito, universale. Paradossalmente, la. la la in realtà alla lunga mi sono reso conto di essere il limite di questo libro, ma non per i motivi che vengono solitamente addotti, aver usato il termine fascismo. Ma non perché eh, il fascismo è quello di Mussolini, eh. Eco spiega all'inizio, introduzione del, del fascismo eterno. Come mai si utilizza il termine fascismo ben al di fuori del suo, ehm, del suo periodo storico? Poniamocela questa domanda. Cos'è che intendiamo di solito? Propongo, no? Okay. Quindi. Eh, il fascismo è quello di musulmano. Questa è l'obiezione cretina. L'obiezione intelligente è: ti sei comunque impantanato a un termine che comunque sarà sempre rigirato in mille modi diversi. Hai fatto il successo in realtà di questa conferenza con questo termine, certamente sì, ma comunque è, è, è riduttivo per il contenuto, okay? è, alla, fine, alla fine è comunque riduttivo. Comunque è figo! Bello, vince <ride> Bella lì per Feynman. L'abbiamo anche letto in live, non puoi staccarti. Uh, vabbè, ciao. Eh, stiamo parlando di... Questo, questo, questo sarebbe bello se sfidasse la Repubblica di Platone, ma di cosa stiamo parlando? Eh, beh, questo è vero, questo è reale. C'è cioè veramente The Game. Vince giusto contro il nulla, probabilmente. Però in realtà The Game è un libro interessante, è un libro anche abbastanza intelligente, una che... è un libro interessante e devo dire intelligente, di una persona che non sa di più o meno di cosa sta parlando. Ma la cosa che mi interessa, e non sono in totale disaccordo con la tesi che sostiene, ma la cosa che mi interessa di The Game è che è un libro è di una persona che non sa di cosa sta parlando, che dice cose con cui non sono d'accordo, ma che dimostra come una persona, che comunque è una persona intelligente, al netto dei deliri, può sempre avere qualche cosa di interessante guardando le cose da fuori. Cioè, The Game è un libro che potremmo dire. Anche controverso nella lezione che ne puoi trarre, perché la persona che non sa di cosa sta parlando, ma ha delle cose da dire, è comunque una voce da ascoltare. E non sono d'accordo con la sua tesi, che è una tesi iperottimistica, no? sulla, sulla diciamo rivoluzione digitale. È molto interessante questo libro ed è bello da leggere. Se è un libro scritto bene, questo è proprio bello. È fighissimo da leggere, The Game. E, e chiunque di noi sia un po' nerd, un po' appassionato di certe cose, sono delle robe che non è che sono proprio errori marchiani, ma proprio vedi che boh, non, è, non è il suo pane, ma non ha importanza. E questo, e questo è molto interessante: cioè, una persona brillante e Baricco, pur avendo scritto le più grosse coglionate e i romanzi più brutti che abbia mai letto, è comunque una persona brillante. Basta ricordare le sue trasmissioni televisive che erano fulminanti. Può comunque dire qualcosa di interessante intorno a qualcosa di cui non sa nulla, anche se dice qualcosa con cui non sei d'accordo. Ma è l'ultima volta che ne parleremo perché perderà la prossima sfida. Classicissimo. Poi ne parliamo. Gioca, bellissimo, classicissimo. Eh, ehm. Beh, da leggere. Ok. Da leggere. Facendo molta attenzione. Prima o poi dovremo, dovremo aprirlo sul serio. Il pragmatismo è molto bello. Molto bello. Figo. Non il patronamismo, però, sì. No, comunque, fondo è bello. Il mi sono mangiato un baffo Infocrazia che tra l'altro è quello più recente credo è figo questo e questo è un grande classico molto figo molto figo però per ora non abbiamo sfide quindi sole acciaio ma pensate ma pensate che copertina hanno fatto sole e acciaio figo sole e acciaio molto figo belli sti libri Che è che li ha scelti divertirsi a morire super straclassico importantissimo ne abbiamo parlato sempre ultimamente questo è il vabbè quando è il suo momento ne parliamo in, 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 inarrivabile fondamentale fondamenta, vabbè qua siamo i classici del, della vita qui con tutto il rispetto per Feynman abbiamo poi visto che questi libri di Feynman che mi piacevano tanto una volta riletti oggi sono belli sono consigliati Feynman è un fighissimo però sì va bene cioè comunque l'idea di, di giustizia da Platone e Rawls che è più l'idea di giustizia da Platone e Rawls è un manuale cioè sono semplicemente dei ritagli di, 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 di del, dei lavori dei, dei grandi pensatori della storia della filosofia intorno al concetto di giustizia. Ma è una gran figata, quindi questo è molto consigliato. Vi fate una bella, un bel giro. Poi già Socrate, Cioè ci stiamo. Questo stra fondamentale. Questo è veramente il vademecum della bioetica per me. Nulla da cercare, figo. Questo è molto bello. Questo ne abbiamo parlato non abbastanza, quando c'è una sfida ne parliamo e eh, vabbè. vabbè non plus ultra ma lo, lo, lo vorrei rileggere oggi forse l'ho un po' sopravvalutato ma anche alla luce bah, vabbè comunque ci sta ma perderà la prossima comunque ci sta il filosofo è bello ma non, vabbè comunque bello questo forse è il libro più importante di Bobby almeno di quelli che ho letto io antifragile ci sta però non è quello che mi entusiasma di meno dico lì: vabbè comunque ci sta questo stracapolavoro Eh Vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Qui siamo su, su, su Marte. Molto, molto, molto consigliato il libro del Caldano sulla bioetica. Uff. Questo è uno dei più grandi libri che siano mai stati scritti dalla mente umana. Ci sta? Taluno! Che è taluno! Taluno! Dovete Uh, in fabula. L'arte scrittore soccia. Eh, che sfiga. Tra l'altro due, due libri che in realtà sono molto vicini eh, l'uno all'altro. Sono due, due classici. Veramente due classici di, di critica dell'arte in generale, al di là del fatto che, che questo parla di romanzi, e questo parla di, di come si scrive un film, diciamo, no? di, di drammaturgia, cinema, teatro, diciamo. E, e, Allen, tra l'altro, mettere come sottotitolo una frase di Woody Allen: vabbè. il miglior libro mai scritto sulla materia, secondo Woody Allen. Vabbè. Eh, questi sono due mega classici. Questi qua, vi dico, bello alienato. Grazie mille, anche Cristo, grazie anche a te. Eh, questi qua, ragazzi, sono, sono proprio da leggere tutti e due. Cioè, adesso ne farò vincere uno dei due, ma questi sono veramente da leggere tutti e due. Sono davvero da leggere tutti e due perché, boh, troppo belli! Troppo belli. Eco, eco, ragazzi, troppo brillante, troppo intelligente. Troppo avanti. Que questo libro ti libra di tutte le stronzate, no? dalla biografia dell'autore a tutte quelle cagate colossali, no? le emozioni che mi ha suscitato. Sapete, pover le, le persone che spesso commentano su YouTube, no? Mi sono molto emozionato, quindi è bello. Sapete, queste cose, no. E tra l'altro nell'introduzione subito fa il culo a Roland Barthes. Questo libro è veramente bello, però, questo va un po' più nello specifico del come no, le opere si fanno, il come si costruisce il personaggio versus Aristotele, eccetera. E lui fa il culo a Rolambart, lui fa il culo ad Aristotele. E... Allora, forse onestamente più importante l'arte della scrittura drammaturgica. Madonna, su. leggeteli tutti e due, leggeteli assolutamente tutti e due, è proprio un manuale. Eh, ma è un manuale molto, molto importante. Per me è veramente importante. Cioè, il libro di, di Egri ti toglie un sacco di. Sti secondo me ti toglie dalla testa ancora più stronzata di quello di, di Eco. Grazie, Gregorio. l'impero dei segni ok? Non andrà molto in là, però è da leggere. E c'è omo. Nice mi sta sul cazzo, ma sto libro è bellissimo. <ride> che figata. La scomparsa dei riti è fighissimo. Ma non è piaciuto a nessuno. A me è piaciuto a morire. Gli strumenti da comunicare, ne parliamo. Meno male che c'è anche l'altro. Eh, Postman, non è tempo bello è consigliato, Ma che cazzo ne so io dell'ordine del tempo, però è molto figo questo libro a parte che c'è una frase cringe, però tutto il resto è molto bello questo è il libro che uno, forse è il libro che ho consigliato di più nella mia vita i limiti dell'interpretazione sti cazzi, che copertina brutta che gli ha messo, ce li ho tutti diversi sti libri. la democrazia storia di un'ideologia, <ride> porca puttana se è da leggere questo mamma mia Cantelon di Turin, non c'è bisogno di dire, ma adesso quando sarà il momento, Diario Minio. Vabbè, ovviamente, fantastico. DNA di Watson, bello. Anche questo, anche questo libro qui ti spiega no, la storia della, della scoperta della doppia elica, no, di Watson e Crick, eccetera. Ma al di là di tutto fa tante considerazioni. Questo libro qui va, va letto in coppia con quello di Kahneman, secondo me. E se, se tu leggi DNA e, e il libro di Kahneman, dopo a mio parere te la polleggi molto di più. Stai molto più tranquillo. È molto meglio del Buddha per perdere le illusioni. <ride> uh, deep Work, okay, vabbè, vabbè. Grazie per aver trovato pur, pur in, mala, in, mala, in mala risoluzione. Deep Work consigliato. Eh? Interessante per, per il discorso della focalizzazione, eccetera, ma soprattutto ad oggi mi ricordo molto con grande interesse. Come smonta il mito dell'open space per lavorare, ma molto figo di Pwork. Eh, però, vabbè, saggio su Thomas Hobbes quasi sicuramente vincerà. Tutto. Ve lo dico, sono praticamente certo che saggio su Thomas Hobbes vincerà questo uff Finalmente ci liberiamo di baricco con un canfora, compagno canfora, ma cazzutissimo. Ah! Peso, peso, peso. Rischiare grosso è molto bello, soprattutto la parte sulle. Che poi c'è anche in realtà su internet, eh, nel suo blog, lì. la parte sulla si potrebbe quasi definire la dittatura della minoranza eh, sono delle parti molto fighe, Taleb è figo però faccio andare avanti Egri perché è un libro molto importante, se vi interessa no? volete dire la vostra sugli anime eh, eh, dovete leggere l'arte della scrittura drammaturgica quindi faccio vincere Egri perché comunque abbiamo degli altri di Taleb qua stanno sparando a qualcuno pazzesco si può, far, si può far uscire la Repubblica di Platone si può, sì si può, lo faccio anche per dare maggiore significato ai sommersi e ai salvati perché, visto tra l'altro, si parla no, di, di antisemitismo, eccetera. Insomma, Primo Levi. È una di quelle letture fondamentali. La Repubblica di Platone, è è testo fondamentale della politologia occidentale, uno dei testi più importanti della storia del pensiero occidentale, lo sanno tutti, non c'è bisogno che lo dica io: è una lettura obbligatoria, non potete non leggerlo. È molto interessante anche per scoprire quanto cazzo fosse avanti Platone da un punto di vista del fatto che era molto meno platonico, no? come diceva Eco, di quello che si, si è soliti pensare. Molto, molto interessante. Però. Faccio vincere i Sommersi e Salvati, ovviamente la Repubblica e Platone, cosa vuoi dirgli? No, il monumento del pensiero, ma chi se ne frega, faccio vincere i Sommersi e Salvati perché, come ho già detto altre volte, è l'unico libro che io abbia mai letto, che se ve lo vado a prendere, che ce l'ho di là. Sì, ce l'ho di là. E sembra nuovo, a parte che oramai è vecchio, avrà 15 anni, però sembra nuovo nel senso che io non ho sotto, non ho, con la mia matita non ha toccato la pagina perché non sono stato capace di trovare una riga più saliente di un'altra. È il libro più denso, ricco e importante sulla natura umana che ci sia. E mi sono salvati, come sapete, anche il titolo di un capitolo di Se questo è un uomo, ma questo è un altro discorso. Tra l'altro non l'ho messo su questo un uomo, forse l'ho messo nei, nei, nei romanzi. E fascismo eterno etica senza Dio. Uh, L'etica senza Dio è fondamentale, ma non c'era prima, quindi, vabbè, ah molti arrivano soltanto adesso, ma ragazzi, qua eh, non so cosa stia succedendo. Um, L'etica senza Dio mi piace moltissimo. Uh, è, è un libro che ti argomenta attraverso tantissimi esempi filosofici il fatto che... Um, non solo si può avere un'etica senza Dio, ma se vuoi avere un'etica, Dio è un impedimento all'etica. però sti cazzi, vince il fascismo eterno perché mi piace più. Però, le Caldano è anche lui un fighissimo, leggeteli tutti e due, sono tutti e due brevissimi, è assolutamente da leggere. Tutti e due, uh, la filosofia di Umberto Eco è una mega raccoltone, In realtà l'ho messo semplicemente come per chi passa sul Shop e dice: Vorrei prendere un libro di Eco, e qui se non erro. Non è un libro che ho letto, perché ho già letto tutto quello che c'è dentro, ce l'ho, non qui. È una raccolta dei suoi saggi principali, diciamo di argomento filosofico, ed è fatta molto bene. In più ci sono degli articoli di altri filosofi che discutono quello che lui dice, le risposte di Eco, c'è cioè un sacco di materiale oltre agli articoli veri e propri, articoli saggi, eccetera. Quindi è un grande va Se uno dice non mi voglio leggere tutto Umberto Eco, c'è cioè un testo da cui veramente però di quelli cicciosi, eh, non, le, non le cagatine, di quelli cicciosi da prendere, che c'è tanta roba da mangiare, questo. Quindi, questo è un acquisto particolarmente intelligente e consigliato. Divertirsi, però adesso di Eco vi faccio avanzare altre cose più specifiche. E divertirsi da il libro non ne sto a parlare ancora perché ne abbiamo parlato fino allo sfinimento. Libro fondamentale per capire il mondo dei social, pur essendo un libro dell'85, quindi assolutamente passa Postman. Io vorrei sapere. Decide contro bioetica le scelte morali. Allora, decide. In realtà è un libro per definizione superato dal Leviatano, quindi direi che faccio passare addirittura forse le caldà. Ma forse, non lo so, ma sì, dai. Eh, però ehm, è molto importante perché la cura di Tito Magri è bellissima, l'introduzione è fantastica. Eh, spiega, in realtà bisognerebbe leggere prima Il Decive e poi Il Leviatano perché così capisci come si è evoluto il pensiero di una persona intelligentissima, che era Hobbes, che ehm, capisce quello che poi capiranno i pragmatisti e capirà la semiotica cioè che qui dentro non nasce nulla dal nulla no e in realtà il decive ancora pensava, forse in qualche modo, che ci fossero i segni interni. E il Leviatano capirà che tutti i segni sono segni esterni, per dirla con Pears. In ogni caso, il libro fondamentale, però è un libro che lo devi leggere solo prima del Leviatano, perché Hobbes l'ha superato. Ok, quindi, però è bellissima la introduzione. Cioè, questo libro è da avere in questa edizione: Editori riuniti con di Tito Magri, bellissimo. Tra l'altro sull'antropologia obsiana fantastico. Però facciamo passare Le Caldano perché Hobbes ha fatto di meglio. E Tito Magri pure, vedremo subito. Ecco. Allora, ovviamente passerà il saggio su Thomas Hobbes di Tito Magri, libro fondamentale che non troverete mai perché è introvabile. L'Impero dei Segni, però voglio spezzare una lancia perché è un libro quasi letterario. L'Impero dei Segni andava quasi da mettere nei romanzi, eh. è un viaggio di Roland Barthes in Giappone negli anni 70, un Giappone diversissimo da quello che conosciamo noi con tante fotografie meravigliose visivamente, sembra, non si capisce dalla copertina, ma è un libro, potremmo definirlo un libro illustrato eh, la cultura giapponese vista dal poeta, comunque Roland Barthes è un, è un autore poetico, letterario cioè è un autore a 360 gradi che dà il meglio di sé più qui che nel libro eh, Frammenti di un discorso amoroso anche questo è un bel libro da regalare eh, Gli occhi del semiologo che non sa una, neanche un kanji, non sa neanche un hiragana di giapponese e guarda il Giappone straniato in quella che secondo me è un, è un affresco letterario, fotografico leggendario. Quindi L'Impero dei Segni, ragazzi, è una chicca delle chicche. Però il saggio su Thomas Hobbes è il libro dei libri, quindi passa. <ride> formaggio ai vermi, giocatore. Formaggio ai vermi. A cosa serve leggere Il Formaggio ai Vermi, che è un grande classico? Serve per capire assieme ai libri di. Eh, le Goff per capire il pensiero medievale al di fuori dei grandi libroni, al di fuori dei, de, delle istituzioni, eccetera, eccetera, per capire, cercare di avvicinarsi al pensiero medievale della gente comune e capire che esiste una filosofia, per così dire, dal basso. Che nasce nelle credenze quotidiane, che non è indifferente, a complessità, domande importanti, se non erro il poveraccio che aveva pensato che le cose è state uccise per aver pensato o comunque rinchiuso, ma insomma erano altri tempi. È molto interessante il forma di giocati a caso, però è il mio libro di Talb preferito: è un grande racconto stoico in chiave finanziaria, ma soprattutto è un grande libro di stoicismo. E è un grande taleb, ovviamente sempre spocchiosetto alla taleb, però è un grande libro quindi vince giocati dal caso che per me è un, gran, un libro veramente importante della vita no? eh, Seneca ne ma perché non c'è non c'è un cazzo come io non ho messo una minchia qui eh, comunque vabbè chi se ne frega eh, vita di non ho messo Seneca non ho messo niente vabbè e allora, eh, vita di Siddhartha il Buddha minima moralia allora minima moralia è il papà dei, dei miti d'oggi come abbiamo già detto altre volte siamo ovviamente al, agli sgoccioli o già finita la seconda guerra mondiale con tutti gli orrori che sappiamo eh, quindi va contestualizzato assolutamente anche per una sua grande eh, c'è da parte di Adorno un desiderio di capire perché l'orrore è potuto accadere e che cosa si nasconde nella quotidianità che prelude all'orrore o alla indifferenza verso l'orrore quindi oggi può essere visto un po' pesantino, un po' pedantino su certe cose. Perché sono delle cose geniali, vabbè, tipo sullo zodiaco, sono delle robe che fanno morire, sono fantastiche. Però, comunque, io capisco chi dia un po' del cagacazzista ad adorno, del minima morale. Però è un libro da leggere. Adorno scrive in un modo un po' particolare, però è da leggere. Però farò vincere vita di Ziddarte il Buddha perché è fighissimo, perché Tik Natan, il buon Tic Natan vietnamita ti fa il lavoro che tu non potrai mai fare, cioè vedete cosa c'è scritto, Na vita di Siddhartha il Buddha narrata e ricostruita in base ai testi canonici pali e cinesi, cioè lui si è letto l'infinito, ha tolto tutte le cose misticheggianti, ha lasciato sì, eh, quella che è considerata la biografia del Buddha, ma asciugata in modo meraviglioso, scritta in modo meraviglioso, con tutti i bei concetti filosofici distillati attraverso il suo percorso biografico. Questo libro è stupendissimo ed è veramente oltre il consigliato, un libro di filosofia meraviglioso, ovviamente nella filosofia buddista ci sono delle manganie ne abbiamo anche già discusso ma starà a voi scoprirle il piacere di scoprire Zanetto Tirocolari il piacere di scoprire simpatico Feynman più che simpatico, più che simpatico. una mente luminosa di una persona, forse una delle persone più intelligenti mai esistite eh, ma di, non l'intelligenza del cui l'intelligenza dell'onestà del, dell intellettuale della lucidità e del, veramente che, che uomo incredibile eh, però il piacere di scoprire ci sta, è un bel libro da cui iniziare questi libri di Feynman il senso delle cose, il piacere di scoprire, se non, è, se non leggete mai un cazzo, se non siete abituati, eh, leggete quelli che sono i più accessibili. Però lo Zen del tiro con l'arco a me piace tantissimo, lo, lo considero un libro che è riuscito a restituire un concetto filosofico attraverso la sua descrizione che non è, non è realmente descrivibile, se così vogliamo dire, che è quello del Satori. Che è una sorta di illuminazione. È una sorta di boh, la pienezza del dragone. <ride> Lo zenith con l'arco molto figo. Eh, I limiti dell'interpretazione sulla libertà: come fai a non far vincere John Stuart Mill? Quindi vincerà sicuramente John Stuart Mill, perché questo sì è uno no? dei, dei caposaldi no? del pensiero occidentale. però i limiti dell'interpretazione sono dei, alcuni dei È una, raccol una raccolta di saggi tra le più belle di Eco. Eh? I limiti dell'interpretazione. E. È Eco che l'avevano preso un po' troppo per relativista, e ha detto: Calma! Non avete capito un cazzo! Quindi, bella per lui. Um, C'è un bellissimo saggio su Pers, mezzo dialogo narrativo, su Pers, che è bellissimo, me lo ricordo vagamente. C'è quello su, su Roma, il Ponte, no? Quella, che è stupendo. Uh, è uno dei libri più belli di Eco, però, sulla libertà, che cazzo, gli vuoi dire? Eh, cioè... <coughs> la scomparsa dei riti è antifragile per me vince senza nessun dubbio la scomparsa dei riti ad esempio. antifragile mi piace molto il concetto di antifragilità eccetera eccetera ah no 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 no, no. che cazzo sto, cosa cazzo sto dicendo ma cosa cazzo sto dicendo antifragile non è il cigno nero sono un imbecille no vincerà sicuramente antifragile ma che cazzo non lo so non lo so mi stavo confondendo antifragile col cigno nero infatti perché ho messo il cigno nero che è figo ma secondo me è più figo questo. non lo so è difficile è difficile Biomcciulan che cosa fa? Cerca di farti capire quello che si è perso, diciamo, nella società digitale, vogliamo dire così, da un punto di vista dell'esperienza della vita. Non so come... è difficile trasmettere quello che, che racconta in quel libro. Che cos'è la ritualità? Che cosa sono le, le ritualità? Che cosa rappresentavano per le persone? Che cosa hanno rappresentato? Gli incontri i rituali, ci cioè sia anche delle liturgie religiose, ma anche di quelle laiche. Che cosa hanno significato per le persone? Come è cambiato il tempo della vita, la percezione del proprio tempo? Perché abbiamo costantemente la sensazione di non avere tempo, abbiamo costantemente la sensazione di, eh, di una vita a cui non riusciamo a dare significato. Come la ritualità segnava, una signif segnava il significato della vita attraverso delle tappe fisse. E non problematiche no? per chi le attraversava, quindi già date, un senso già dato. Quindi non è un libro conservatore, non è un libro di ah, che bello quando si andava a fare messa, che ne abbiamo un ciolano ne frega un cazzo, neanche ne parla proprio per intenderci. No, è un libro che dice guarda come è cambiata la mente umana. Ma è molto difficile per una persona che è nativa digitale capire questa cosa. Guarda come è cambiata la mente umana a fronte di come è cambiato il modo di vivere di tutti i giorni e che, cosa, e che ruolo avevano quelle cose lì però in un certo senso anche antifragile, con la sua, in un certo modo, buona opinione delle religioni, non fa poi una cosa, solo una parte, però non fa una cosa poi così diversa, perché in realtà si interroga su quello che è il significato sociale, no? paradossalmente hanno alcune tesi in comune, poi c'è tutto il discorso dell'antifragilità che è molto, molto pop, però ci può stare e Ci sono dei bellissimi passaggi come quelli che abbiamo letto no? sul, sul fatto che non ci, si, non ci si dovrebbe fidare delle persone che non sono libere, c'è questo senso dell'onore, no? molto, molto taleb. Anche con le sue esagerazioni. Quindi, tutto sommato, farei vincere Antifora. No, faccio vincere la scomparsa dei diritti. Perché secondo me Bionciulano è molto più, molto più a fondo come, come pensatore. Quindi faccio vincere Bionculan. Però sono, sono tutti e due molto belli. Apologia di Socrate: l'età dei diritti. Io avevo, avevo un professore di filosofia che eh, diceva che Socrate, ma anche Platone, erano morti per le loro idee, mentre invece Aristotele, per lui odiava Aristotele se l'era telata. Eh, al di là di tutto, eh, l'apologia di Socrate alla fine della fiera è un libro fondamentale, per, tra, le, tra le tante cose, tutta la retorica che ci si fa, in realtà è un libro fondamentale per capire che cos'è il diritto ma al tempo stesso fondamentale per capire uh, che cos'è la Vox Populi no? nelle, sue, nelle sue pieghe più persecutorie. Ma entrambe le cose sono presenti nell'apologia di Socrate, perché da un lato c'è la, il capro espiatorio emotivo tribale, perché poi questo diventa Socrate, ma dall'altro c'è ovviamente la decisione di Socrate di sottoporsi al giudizio della città grazie alle cui leggi si è, si è ingrassato, no? come si suol dire. Quindi sono entrambe queste cose, contemporaneamente, un libro di, di un'importanza incredibile, però l'età dei diritti è una lettura molto, molto, beh, molto kantiana, ovviamente Bob è kantianissimo, molto viva i buoni, però è, è veramente importante. I paletti della è qui che fa tutto quel discorso sui paletti della storia. Devo dire che l'età dei diritti me lo ricordo super giù, eh, però non lo so, sono due libri molto importanti, facciamo vincere il mega classico, però sono due libri molto importanti da leggere, e quindi leggeteli. Ah, pesissimo 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 eh, i linguaggi dell'arte non è tanto solo un libro di critica letteraria ma è un libro di epistemologia ma di epistemologia pesa eh? epistemologia nel senso risposta alla domanda come conosciamo il mondo è veramente un libro della Madonna, ma un libro molto, molto duro da leggere, molto difficile da leggere. Ecce in realtà, come tutti i libri di Nietzsche, in realtà è, è una mega tirata, ultra retorica, più, più, più ultra, ultra enfatica, cioè questa enfasi. Però in Ecce gli riesce, e comunque non dice solo stronzate, anzi, eh, come si diventa ciò che si è. È affascinante Ecce un Nietzsche, che insomma, è criticato benissimo da Boom Chulan. Non so se c'è qui la, la filosofia del buddismo zen, ma sicuramente sì. Lì secondo me ci sono delle bellissime critiche a Nietzsche perché Boom Chulan, secondo me, gli, gli trova proprio i limiti. Però è figo. Comunque. Le, Nietzsche che, cosa sta, Nietzsche che cosa sta, non è stato un pazzo, anche se boh, chissà, non è un giudizio che mi piace. Nietzsche è stato una persona estremamente sensibile estremamente eh, intollerante rispetto al, alla disonestà intellettuale, ai compromessi no? di quelle che erano già le baronie e i sistemi di potere della sua epoca, che ha cercato sempre disperatamente di liberarsi dalle ossessioni no? del conformismo, della, eh, della, potremmo dire anche del successo per certi versi. E cercando se stesso e cercando un senso. L'opera di Nietzsche è la, la sua vita, no? è, è lo specchio di quello che è stato il suo tribolare pazzesco, che non, non mi pare abbia avuto un lieto fine. Il linguaggio dell'arte è veramente un, una bomba: eh? è veramente una bomba di libro, ma davvero non è un libro che consiglio per iniziare a leggere. Proprio... Il linguaggio dell'arte è un libro molto complesso, di logica e di, di epistemologia pesa. Ed è bello che sia applicato all'arte, molto, perché è un altro equilibrio che ti tolgono un sacco di stronzate. Però sentite, questo è veramente un grande libro. È un, il linguaggio dell'arte è un libro superiore. Cioè, Nelson Goodman è una persona più intelligente forse di Nietzsche, no, non è giusto dire così. Però è un libro più strutturato. Sicuramente il linguaggio dell'arte è più strutturato di tutta l'opera di Nietzsche messa insieme. Però questo bisogna dare a Nietzsche quel che è di Nietzsche. È il suo, di quello che ho letto io questo è il suo grande capolavoro. Facciamo vincere Nietzsche, dai, per, per non portarci dietro un vero macigno. Qui ovviamente, che discorsi, Baricco, già, già ho spezzato fin troppe lance. I ricordi Marco Aurelio, credo sia il testo di stoicismo classico più bello che ho letto. Molto figo. Ne parliamo un po' più adesso, non c'è bisogno di dire. Vedremo. Uh, nulla da cercare... <ride> Potrebbe essere nulla da cercare, e questo potrebbe intitolarsi Come ottenere ciò che si sta cercando, <ride> storicissima e miticissima prefazione di Bobbio eh? dove, dove finiscono le buone ragioni, e lì che inizia la violenza, che è veramente da tatuarsela come frase, perfetta, e comunque è un libro che parla di argomentazione, senza è un manuale, non a caso si chiama la nuova retorica. È di fatto un manuale di retorica. La retorica è che cosa? No, la retorica, altro non è che l'argomentazione, di fatto e ha eh, fatto molto bene, in modo molto intelligente ti spiega come ci si, si costruisce il discorso sulla base dell'auditorio. Ma non è un ma manuale nel senso di come si fa, ma ti, si pone tante, tante domande filosofiche intorno alla costruzione del discorso, liberandosi di tutte le, le, le idee così essenzialiste della verità che vince da sé o i dati vincono da sé o stronzata del genere. Qua ti, ti fa capire meglio com come funziona. Quindi, questo è veramente il, il classicissimo, fondamentale libro sull'argomentazione. Il libro sull'argomentazione da leggere, tutto il resto. Questo è veramente il, il, il riferimento, no? Nulla da, cercare. <ride> wow. allora, nulla da cercare, innanzitutto non è nulla, nulla da cercare, non doveva essere il titolo del libro. Il libro è La raccolta di Lingji, ovvero sia sì, un testo del 900 d.C. di questo grande monaco, no? buddista, fondatore dello Zen, cioè del Chan, perché lui era cinese, e il Chan diventa lo Zen, la solita gag, e... Tik Nathan, il nostro grande curatore anche del Buddha prima lui bravissimo, bravissimo, chiarezza espositiva, veramente un grande proprio. Fa un lavoro di eh, commento e spiegazione della raccolta di Linji, il testo fondante dello Zen. Ed è fatto con una precisione, una, un rigore filosofico, una chiarezza espositiva, che sono incredibili. Di questo grandissimo autore che fece, faceva anche le conferenze con Google quando era ancora vivo. E... Questa è una bomba. Questo libro è una bomba. Cioè, questo libro è veramente. Ti tira il ceffone e ti rigira dall'altra parte. Questo è proprio. Vuoi andare su un pianeta alieno. Sapete i fin di fantascienza, vuoi andare su un pianeta alieno, leggi nulla da cercare. È allucinante. È veramente allucinante. Poi per me adesso le ho, le ho fin troppo masticate, queste cose. Però è, è incredibile. E, e quindi faccio vincere nulla da cercare. Ciao, ne parliamo ancora dopo. Eh, il pragmatismo: che sarà per il futuro della democrazia? Ah, forse le, no, l'età dei diritti era quel più. Uh, se vi dovessi dire che mi ricordo il futuro della democrazia se proprio vi dovessi dire che me lo ricordo sì, era quello alienato se proprio vi dovessi dire che me lo ricordo riga facciamo vincere il pragmatismo una questione aperta che ci sta anche se non è il libro più importante perché io il futuro della democrazia me lo ricordo until un certo punto comunque i grandi libri di Bobbio super belli i diritti le bazze dai funzionano sono argomentati divinamente scritti benissimo eh, dialoghi morali di che c'è Seneca dialoghi morali e dialoghi sulla religione naturale due dialoghi attenzione due dialoghi Seneca da leggere ovviamente la cosa importante di Seneca è la biografia dell'autore. Seneca era ricchissimo. <ride> no, al di là delle gag. Eh, Seneca da leggere, preferisco anche Aurelio, se proprio devo dire. Poi non ho messo le lettere a Lucillo, di cui comunque ho sempre solo letto degli estratti e delle parti dei capitoli, non ho mai letto per intero. Eh, forse per quello che non l'ho messo. Eh, lo Stoicismo, lo Stoicismo al suo meglio. Che cosa vi devo dire? Pensiero stoico lo conosciamo. Dialoghi sulla religione naturale. Testo. È già la parola fine contro qualunque argomentazione a favore della religione, dell'esistenza di Dio, eccetera, eccetera. E in questi incredibili dialoghi in stile platonico, super, super ironici, super divertenti, già cos'era il 1700? Già, Hume demolisce qualunque tentativo di giustificare la religione, a qualunque livello si voglia provare a farlo. Fondamentale lettura di qualunque uomo sano di mente. Lettura veramente della vita è da fare, non potete non leggere i dialoghi sulla religione naturale, è la lettura della personcina sveglia. Um, miti d'oggi contro infocrazia, <ride> praticamente infocrazia è il seguito dei miti. Si potrebbe quasi dire <coughs> che uno è debitore abbastanza dell'altro. Le nostre vite manipolate dalla rete. Ora il titolo fa schifo e le nostre vite manipolate dalla rete fa abbastanza venire i brividi, però il libro è veramente bello e ve lo consiglio perché ci va giù molto pesante. Ed è uno dei pochi che hanno il coraggio di farlo, quindi assolutamente da leggere. E questo è scritto: è l'ultimo che è scritto è di quest'anno dell'anno scorso. Importante però miti oggi, classica Errimo, vince. <coughs> Filosofia di Buddha. uh peccato, peccatissimo, peccatissimo dovremmo buttare. Ma guardate, tra l'altro è assurdo! Cioè, fare l'UUFU qua su sta roba non ha un cazzo di senso! E qui si inizia, eh, si inizia si inizia a capire. Sul guerriero lo prit allegionario mi hanno parlato prima. Filosofia del buddismo Zen è il migliore libro di Byung-chulane, passerà il turno. È una critica al pensiero occidentale da una prospettiva squisitamente giapponese, perché poi alla fine scopri che sto coreano in realtà è, ha nel Giappone nella filosofia zen, del buddismo Zen giapponese davvero il suo riferimento. E lui prende i suoi soliti filosofi Dumaron, però ci sta i suoi soliti Heidegger, Nietzsche e che cazzo sono i soliti tedeschi, insomma, Hegel e compagnia, fa, prende loro, ma ehm, conoscendoli, però bisogna dirlo, che li conosce benissimo, li, li, li conosce, li, li conosce come pochi, c'è cioè, anche se è un esperto di Heidegger, Nietzsche e compagnia, nessuno glielo può negare, è veramente un conoscitore approfondito e molto raffinato di quei filosofi, perché li ha davvero capiti, e li, li descrive perfettamente, li riporta perfettamente, e, e li critica, ne trova i limiti e attraverso di essi ti fa capire quali sono i limiti del modo di pensare occidentale. Tu dici "Ma io non io per prima, a me non frega un cazzo di Heidegger come cazzo di me ne frega? Ma fa quello, fa quello, fa quello, pragmatismo, pragmatismo". No, funziona lo stesso. Tu devi leggere bellissimo. Questo è veramente il suo capolavoro. Eh, nello sciame molto bello, i filosofi delle macchine molto bello. Um, non è il miglior Paolo, che cazzo cioè, un, cioè, dire non è il miglior Paolo Rossi, uno pensa sia un libro di merda è un capolavoro. Eh, ti spiega l'influenza sul pensiero filosofico eh, del Dell'evoluzione tecnologica, molto semplicemente, e di come questa sia anche un'influenza reciproca, ma insomma, è un libro di storia molto, molto interessante. Quindi, di storia della tecnologia, che sarebbe bello leggere solo libri di storia delle, della tecnologia, ce ne fossero abbastanza, perché forse è la, la disciplina eh, più, più affascinante e, e, e più vera per certi versi, quella che dice più cose vere. Eh, comunque, molto bello. Mm, e con lo stile di Paolo Rossi, vabbè, incredibile come scriva quell'uomo, da un punto di vista della chiarezza, della, della limpidezza del ragionamento e della scrittura. Nello sciame è molto figo, però dai, vanno bene altri libri che abbiamo fatto passare, anche se forse Nello sciame è il migliore di quelli sulla critica digitale, vabbè, non lo so. però faccio vincere Paolo Rossi a questi cazzi. E mm, il Chuang Tzu, Chuang, Tzu, Chuang Tzu, vince questo. Allora, il Chuang Tzu è uno dei classici della eh, storia del pensiero cinese. E, tra l'altro, stavo pensando una cosa. Ma io non ho messo il Lao Tzu. Cioè, ho messo il Chuan e non ho messo il Lao Tzu. E questa cosa è folle, eppure... È è pura, è pura follia, è taluno è taluno, è taluno, è, taluno, è sempre taluno. Comunque Chan Tzu, ragazzi, è, è bellissimo, però vi deve interessare il genere, <ride> vi deve interessare. Eh, non ho messo Lao Tzu incredibile, sono un demente. Ovviamente è più importante lao Tzu di Chan Tzu o comunque sono parimenti importanti. Eh, e attraverso questi due grandi considerate che ci siano tutti e due. Eh, attraverso questi due riferimenti assoluti della storia della cultura cinese, eh, voi riuscite a. a e che sono alternativi in qualche modo agli antipodi di Confucio riuscite a vedere la nascita del pensiero paradossale che sarà quello dello zen e che è così forte in Giappone, in realtà questi libri ti fanno capire la complessità della cultura cinese, te la fanno già capire ma ti fanno anche capire uno dei fondamenti della cultura giapponese, quindi eh, sono immensamente interessanti Focus ha lettura carina sulla, sul cervello la però non è di quei libri super, super scientifici, quindi sti cazzi ci manzano meglio Bacone dalla magia alla scienza. Lettera sulla tolleranza. Questo è uno dei grandi classici: bla 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 del pensiero fondamentale: no? il concetto di tolleranza. Eh, la sfida della tolleranza, perché la tolleranza è una sfida, ovviamente facile tollerare ciò che già tolleri. No? Non è lì che si misura la tolleranza con i suoi limiti. Eh, questo, invece, dalla magia alla scienza, potremmo considerarlo la nascita della scienza moderna in Europa più, 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 anche se è focalizzato su Baccone. Questo è stato il grande filosofo di riferimento di Paolo Rossi, questo è uno studio incredibile su questo filosofo fondamentale per la storia del pensiero occidentale, quello, quello che ci piace, e quindi per la sua importanza, libro che farete fatica a trovare, grazie Luca, eh, vi consiglio questo, dei due, se devo dire la verità. Però, parliamo di mega classici, Aridaie, incredibile, incre allora, siccome lo sto per far uscire, per l'ultima volta, Paolo Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, questo invece è un La Terza, facilissimo, anche quello forse, ma comunque questo è facilissimo da trovare, scritto in modo semplice, limpido, un libro di storia, eh? ma è meglio del miglior Piero Angela Alberto Angela, è un viaggio stupendo nella storia del pensiero scientifico, dal 1400, mi sembra, al 1600, fino a Newton, insomma. E io non so come si faccia a scrivere, a ragionare in modo così limpido Mentre si racconta la storia con tutti i dettagli, con tutta la precisione, e avere questa visione così cristallina. Questa capacità di ricostruzione, quest'uomo. allora Quest'uomo qui chiamava quest'uomo qui maestro. La sapete, sta gag, ma per dirvi chi era Paolo Rossi, ok? Ma è una di quelle teste che non, non, la nostra cultura non le può più produrre. Figlio di un'altra epoca, e questo è. Questo è divulgativo, introduttivo, lo puoi leggere se non hai mai letto un libro in vita tua. Ma è comunque intoccabile, bellissimo. Bellissimo. La sfida del pensiero scientifico, la complessità del pensiero scientifico, che non sta in evacuum, non è una cosa campata in aria, non è scissa dal resto della cultura, ovviamente. Quindi, occhio alle, ide alle idealizzazioni. E le basi logiche sulle quali si fondano la condivisione, la eh, transnazionalità, ovviamente. Il desiderio di essere tanati in errore, ma non letterario, no, alla Galileo di Bertolt Brecht, ma reale: documenti reali, dichiarazioni, testi reali ufficiali, no? estratti che vengono citati meravigliosi. Ed è un percorso mescolato con tutto ciò che scienza non era, che un pochino alla volta inizia ad isolare alcune caratteristiche che porteranno al metodo scientifico e a una cultura che è, la, che è veramente quella, sì, la grande conquista del, dell'Occidente, dell perché l'impresa scientifica è ciò che di, di, grande, di più grande e di meglio ha fatto la, la cultura occidentale nella sua storia, e la cultura europea in particolare, ed è il ti fa capire anche la grande fragilità di questa impresa che può finire domani, si può perdere domani, è un libro assolutamente antideterminista da questo punto di vista, perché tutto ciò che di buono la scienza ci insegna lo possiamo perdere domani se la cultura se lo divora, magari una cultura dogmatica, quindi è, è un testo che ti fa capire la, la posta in gioco no? della, della scienza, del suo metodo e dei suoi presupposti. Eh, fantastico libro, fantastico libro e... È bello, insomma, è, è be questa, qui, di questa collana, adesso non è più una collana, però sono tutti libri ristampati mille volte, ma ehm, questo, ma anche la nascita della scena del... no scusatemi, la ricerca della lingua perfetta nella cultura europea di Umberto Eco, ma anche un libro di Legoff che adesso non mi ricordo che avevo anche letto, fu una collana dell'epoca in cui ancora c'era un grande idealismo europeista, compreso da parte mia. Ehm, quindi, ehm, fine anni 90, credo, eh, o primi anni, non mi ricordo. Eh, comunque sia, eh, una collana di libri che celebravano l'Unione Europea avevano chiesto ai più grossi testi. Immaginatevi Paolo Rossi, Le Umberto Eco, quindi più grossi e altri, ma questi tre, già che vi ho citato, non posso immaginare tre cervelli più grandi e meravigliosi. Avevano chiesto: scrivete qualcosa di bellino sull'Europa? Scusamelo. Comunque sì, a vincere a Cantelornitorinco. Vincerà Cantelornitorinco perché innanzitutto spezziamo una lancia a favore di Cantelornitorinco, è il papà di Peirce quindi bella lì e qua lo si vede molto bene. Poi c'è il primo saggio, Cantelornitorinco ha il suo cuore nel saggio dal numero due all'ultimo, perché è il discorso dell'iconismo ehm, dell primario, eccetera. Cioè è un libro di epistemologia raffinatissimo, il libro di epistemologia più raffinato che esista ma in realtà poi ha le mega chicchissime nel capitolo 1 che è un'introduzione un po' a sé stante che è il saggio sull'essere che è il non plus ultra e il capitolo finale sulla denotazione e la connotazione, in cui lui fa, ricostruisce il concetto storico di denotazione e connotazione come può fare soltanto Umberto Eco una cosa incredibile, altra grande perdita di illusioni, ma super giocosa super bella, il capitolo sui rebus ancora oggi è una cosa stupenda, ma soprattutto è bello vedere che sono, sono esistite persone così intelligenti, così brillanti così che proprio dici porca zozza, vorrei leggere ogni riga che ha scritto quest'uomo, perché comunque è sempre letterario, è sempre divertente è sempre coltissimo, c'è cioè sempre la gag, c'è sempre la finezza e tutti i ragionamenti sono meravigliosi e porca di quella puttana. Ma io come cazzo ha fatto a esistere lui lì? Non si sa. Um, Mishima, Sole Acciaio, fatto. Oh, vabbè, spezziamo la lancia su sole, su sole Acciaio, che ovviamente perde eh, Sole Acciaio è molto interessante perché è un libro eh, del Mishima più interessante. A me, il Mishima decadentista d'annunzio giapponese, me ne frega un cazzo. Ve lo dico proprio in tutta sincerità, anche come narratore, non è, non è male a dire la verità, eh. però non me ne frega un cazzo. Ve lo dico proprio sinceramente il Mishima che scopre le arti marziali il Mishima che andrà a fare ovviamente seppuku e in realtà è molto interessante pazzo o non pazzo, vedi il stesso discorso di Nietzsche eh, Mishima in questo mix tra biografia e, e arte e opera che è quello il punto eh? non si tratta di eh, curiosità della biografia dell'autore ma l'autore alla prova della biografia è super interessante, super affascinante o non che non ci fossero già queste cose nella sua produzione giovanile, eh? sia ben chiaro, adesso non vorrei che non sia una cesura, però per dire. E, e Sole Acciaio è il libro sul, sulla palestra, su quanto è bello andare in palestra, quindi che cazzo c'entro io, non si sa, però è interessante la palestra per dire l'attività fisica dal kendo al, alla vera attività fisica culturista, vista da un filosofo, da un pensatore molto raffinato. E da un filosofo che scopre il corpo perché, a differenza dei, dei Borges, che comunque se ne stava, beh, povera, manco ci vedeva, però faccio aprire, se ne stanno lì a parlare del, 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 dei, dei delinquenti che si, si ammazzano con i pugnali e le tigri e tutto quanto. Questo ha detto: Ma sai che c'è, ma vaffanculo. Voglio... Dirà frase meravigliosa, e ne parlava tra l'altro anche più di Pai di questo libro. Dirà frase meravigliosa: Mishima in sole acciaio, una delle frasi più belle che esistono, il Kendo quindi il kendo inteso come arte marziale no? poteva essere una qualunque arte marziale nel suo caso il kendo il kendo mi ha guarito dal morbo della letteratura era pazzo? forse era pazzo, non me ne frega niente è stato un grandissimo, interessantissimo sono d'accordo con tutto quello che ha detto? ma assolutamente no, era un fascistone? no, perché non è giusto attribuire alla cultura giapponese ma certamente Stigazzi, super interessante, pensatore, estremamente raffinato ed estremamente profondo. Ed è uno che ha voluto assolutamente preteso di fare i conti con la sua filosofia sulla sua pelle, letteralmente, fisicamente. E quindi rimarrà sempre un autore intorno al quale ci si, ci si confrontano. Però fatto è valore, ne parliamo poi dopo di che cazzo stiamo parlando. <coughs> Dialoghi di Confucio, vabbè, da leggere, sono i dialoghi di Confucio, così scoprite qual è la, qual è la, <coughs> la filosofia eh, dominante in tutti i sensi, eh, cinese, molto, molto presente comunque, importantissima in Oriente la filosofia confuciana, eh, non, non, è molto, non, non è molto esaltante per noi occidentali, però è di una grande saggezza, eh? Ovviamente cioè, troverete sempre in questi pensatori qualcosa dello stoicismo, perché comunque, ok? Quindi è una lettura da farsi, da contestualizzare, eccetera, eccetera. Il Leviatano di Thomas Hobbes, eh, e tra l'altro un libro, che considero uno dei più grandi libri della storia della cultura occidentale, è un libro dove non mi ricordo neanche più la frase, tipo viva, viva il Signore Gesù Cristo. non me la ricordo più, ma c'è una frase che lui ripete, ma perché lui fu, fu accusato di ateismo, giustamente io spezzo una lancia per quelli che perseguitavano Hobbes pensando che fosse ateo perché è palesemente ateo, o comunque le, le conseguenze di tutto il suo pensiero sono un profondo ateismo, ma insomma nel libro c'è sta frase tipo sia gloria, me la invento però è una cosa di questo genere, tipo sia gloria al nostro signore Gesù Cristo, ma viene ripetuta non so quante volte a caratteri cubitali e fa troppo ridere perché poi il libro insomma, fa, fa, fa tutti i suoi discorsi su ah, che di... allora che dire? Di... Quindi è strano che uno dei libri che considero più importanti in assoluto ha ah, Gloria a Cristo, ripetuto infinite volte. Che dire del Leviatano? Eh, il Leviatano è l'opera più... Boh, cosa vuoi dire del Leviatano? Cioè, co cosa ha fatto Hobbes? Cioè, Hobbes ha capito tutto. Basta. Hobbes ha capito tutto dall'epistemologia era già un nominalista pragmatista prima che ci fossero i cioè, nominalisti cioè il pragmatista non sapeva neanche cosa fosse ha capito tutto Hobbes ha capito tutto io non ho altro da dire su Hobbes non ho altro da dire vi ricordo che Leviatano non è il libro della burocrazia come giustamente dicevo con Rick duffer me lo diceva lui aveva ragione ma in privato spoiler il Leviatano è, è, è compatibile con, con lo Stato minimo. Non immaginatevi il libro dell'oppressione burocratica, il libro del, <coughs> di Stalin. Non c'entra un cazzo. Gli stereotipi su questo libro sono Non c'entra niente. Fondamentale testo il Leviatano per la cultura occidentale. Ma semplicemente un uomo che ha capito tutto. 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 Non c'è un altro da aggiungere. Uh, Kaneman. Si saluta Caneman nel libro. Ma che cazzo, vi devo dire? Comunque stanno rimanendo. Eh, eh, stanno rimanendo. <ride> anime top. Stanno rimanendo ovviamente i libri della Madonna. Caneman ragazzi, fatevi un favore, leggetelo, perché è veramente. Verrete presi a cazzotti da una... per ogni pagina sono un cazzotto che aveva nei denti, ma divertentissimo è super, super interessante. Però, se mio... io potrei anche far vincere Caneman perché ha già vinto Kant e l'ornitorinco. Però non, non si escludono. Semiotica e filosofia del linguaggio è un testo di semiotica, ovviamente, <ride> e che parla di Peirce, e parla del segno: che cos'è un segno? E... È un testo della Madonna. Fai, sentite, que semiotica e filosofia del linguaggio, i limiti dell'interpretazione. Nell'ordine, semiotica e filosofia del linguaggio, i limiti dell'interpretazione. Kant e sono il trittico di libri da leggere di Umberto Eco di semiotica. Ok. Um. Uno dice: Il trattato di semiotica generale. No, lui stesso disse che il trattato di semiotica generale era superato e superato da questi libri qua. Quindi su questo è il trittico da leggere. Facciamo, facciamo siccome Kahneman è veramente un libro della Madonna, facciamo vincere Kahneman, perché quel trittico lì sarà rappresentato da Kant e l'Ornitorinco. <coughs> perché questo è veramente, veramente molto, molto interessante. Uh, bello! Ovviamente perde Walzer perché nelle opere di Peirce abbiamo uh, questa, questa grande. Si potrebbe quasi dire questa grande scoperta. Porsche era un logico matematico che ha fatto queste, tra virgolette, per modo di dire metaforico, scoperte filosofiche, che sono il pragmatismo, che sono la semiotica, no? E quindi, pensatore, uno dei pensatori più influenti che gli sia stato riconosciuto o meno, e di solito non gli è stato riconosciuto, del. Della storia del pensiero recente, e il filosofo americano più importante, questa, questa raccolta qui, questa opera di Peirce, si può considerare il prodotto di cultura americana più importante in assoluto, più di Miles Davis, ok? Ehm, quindi, monumento al pensiero, qua c'è anche troppa roba, e eh, da filtrare quello che c'è, insomma, si può fare anche a occhio. Eh, però, grande lancia spezzata per, per Walzer come dicevamo prima, perché è un testo di, di, estremamente importante. però, vabbè, vince Peirce. però, davvero? Eh? Cioè, Ok, ah, uh, bello. Allora, facciamo uscire questo quasi manuale, che è l'idea di giustizia da Platone, manuale no, raccolta diciamo di, di estratti molto importanti e veramente belli da leggere anche in successione, quindi cioè, non ci sono solo Platone e Rousseau, ci sono Rousseau, ci sono tutti insomma, tutti i grossi nomi che vi vengono in mente. Eh, però le origini del totalitarismo deve vincere. Le, le origini del totalitarismo, voi dovete sapere, qui entriamo nella, nella biografia dell'autrice, dovete sapere che Anna Arendt, che è meraviglioso a leggere, Anna Arendt fu, si dice. Potremmo farlo senza entrare nella biografia dell'autore, potremmo semplicemente dire che fu influenzata da Heidegger o Heidegger, ok? Ma era, credo sia notorio che fossero amanti, insomma, stavano insieme. Cazzo. Però cosa è successo ad Anna Arendt? Ad Anna Arendt è la sfortuna di tanti. <ride> mio Dio, sta live è a rischio. La sfortuna di tanti è orripilante, eh, ovvero che è stato l'olocausto, la persecuzione degli ebrei, eccetera, eccetera è stata in disguise la fortuna filosofica di Anna Arendt, perché ad Anna Arendt, che stava in Germania, stava sotto l'ala e forse anche sotto una palla, <ride> che cazzo sto dicendo, di, di Heidegger, è andata negli Stati Uniti. E questa cosa le ha fatto benissimo, perché il suo pensiero è diventato molto più pratico, pragmatico e sveglio. E quindi le origini del totalitarismo è una meravigliosa analisi dei due totalitarismi. Di solito propriamente detti, che sono quello comunista e quello nazista, e è molto bello perché è, è veramente forte da un punto di vista logico e ti mette proprio. Eh, ti, ti fa capire quali sono i meccanismi di quel modo di ragionare, di quei sistemi politici e come siano intrinsecamente dei sistemi autodistruttivi eh, che si nutrono di carne umana, come dirà lei stessa libro fantastico. Poi con degli stralci ultra poetici meravigliosi, tra cui il famosissimo finale con la citazione d'Agostino. Agostino, non voglio fare spoiler, è una grande lettura. È una grande lettura. Potrebbe essere, ma non l'ho letto, Meta. Beh, però anche quello è bello famoso. Eh? <ride> Roberto. Allora, qui... Uh, beh, questo è un libro di questo l'avete letto. Molti di voi l'hanno letto. L'ordine del tempo di Rovelli è un bel, un bel molto bel libro. Molto bel libro di divulgazione scientifica. Eh, perché comunque cerca di, anche a, a te, cioè a me Stronzo, che non ci capisco un cazzo, ovviamente di cose troppo matematiche, troppo tecniche. Cerca di spiegartele facendoti ragionare parecchio. E, eh, capitolo sull'entropia: non so, l'avrò letto 20 volte, non sono ancora sicuro di aver capito, ma comunque. <coughs> è una bella bestia questo libro è una bella bestia è una buona lettura insomma io lo considero, lo considero adesso non so Rovelli è, credo sia diventato un, un, uno scomunicato però è una, una lettura molto 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 consigliata bel libro di, di divulgazione scientifica intorno al concetto del tempo, visto sia da un punto di vista fisico che tante le, le cose che capiamo attraverso la fisica, cosa succede a quello che consideriamo culturalmente, no? e come possiamo metaforizzare, come? in realtà è la storia del concetto di tempo e della sua metaforizzazione, si potrebbe anche dire così, fa delle belle considerazioni. Eh, però come disse sempre Sanini, lui ci pianta dentro un po' di cose sue. Uh, a volte spacciandole come... Que queste le aggiungiamo alla storia della scienza, ma in realtà sono le mie ricerche, che magari sono ottime, però a volte lui tende un po' a fare questa cosa, comunque in ogni caso uh, è un bel testo. E gli strumenti del comunicare. Questo è il papà di uh, Postman, il papà del cosiddetto, giustamente detto, determinismo... Uh, come cazzo si chiama? De Com'è il determinismo tecnologico? Scusate, mi sono rincognito. Hanno smesso di fare casino e la mia, la mia mente vaga nel vuoto. Eh, il padre del determinismo tecnologico. No? E, il problema di, di McLuhan e di questo libro è che non è di, di facile lettura. Però è molto figo da leggere perché sembra. perché ha talmente tante citazioni e passa di pane in frasca con le citazioni, ma con un senso naturalmente. Sembra che lui argomenti facendo zapping alla TV. È una cosa molto strana, molto particolare. Eh, bello, bello. Diciamo che qua stiamo più sul filosofo. Facciamo passare McLuhan, perché questo. Dai, facciamo passare McLuhan. Molto interessante, molto, molto interessante. Ah, pesissima. Eh Questo è molto, non ci crederete, ma questo è molto pesa. Allora, bioetica cattolica e bioetica laica spiega in modo, in modo molto breve, molto logico, molto funzionale la differenza fra chi antepone la sacralità della vita, la qualità della vita chi antepone la qualità. Oh, ma antepone non è neanche la parola giusta. A chi ha al centro della propria bioetica. E quindi capite oggi soprattutto la bioetica come sia centrale del, della filosofia, no? Di intere fette di mondo, potremmo dire chi sacralizza la vita e chi invece no. Come e perché? Con tanti bei riferimenti, citazioni, testo breve, spiegato benissimo, questo piccolo, relativamente piccolo libro, così di facile lettura, è mente uno strumento che te lo metti in tasca metaforicamente, perché in realtà te lo metti nel cervello. Cosa stavate pensando? E dopo ce l'hai sempre. Cioè idealmente un libro di filosofia dovrebbe essere fatto così. Piccino, dice le cose in modo chiarissimo, ti spiega tra l'altro tutte e due le, le posizioni molto bene e non te lo dimentichi più, e sei a posto per la vita. Veramente, questo è. È come deve essere fatto un libro. Sono un coglione, scusate. Devo dare. Devo dare... Ci sta che vincesse lui, però. Um... Come si chiama l'altro? No, voglio mettere a schermo. Scusate, eh? voglio metterlo a schermo perché se lo merita. Perché questo è un gran libro, raga. Scusate, diamogli, diamogli un attimo un, un momento a schermo perché ne voglio parlare. Eh. Abbiate pazienza. Questo testo, eh, il bestseller giapponese da 4 milioni di copie, il coraggio di non piacere, liberati dal giudizio degli altri e trova l'autentica felicità. Allora, e, e gli uccellini sui fili della luce. Allora. Il bestseller giapponese a 4 milioni di copie è già degno di finire nel cestino. Gli uccellini sul filo della luce, già penso, ma il target è, è un mentecatto. Il titolo? Uh, liberati dal giudizio degli altri e trova l'autentica felicità. Oh madre di Dios. Si presenta non male, malissimo, una stronzata di quelle grosse. Questo testo è un meraviglioso dialogo filosofico fra questi due autori, ok? intorno alla psicologia di Adler. Ma non è che è un mistero, lo dice a pagina 1. Cioè, io, noi, noi, io, ma soprattutto chi scimi poi l'ha avuto. con questo libro vi voglio spiegare la psicologia di Adler, che è una psicologia pragmatica. Okay? Diciamo che sarebbe una triade, poi gli altri due essendo dei delirati non, povero, povero Freud, però essendo un po' più fantasiosi, diciamo così, hanno avuto molto più successo, sarebbero Freud, Jung e Adler. no? Ovviamente l'unico che non è stronzo è Adler è una, una psicologia pragmatica, una psicologia che devasta argomentativamente alcuni caposaldi no, della, della psicologia freudiana, eccetera, e mh, si basa ad esempio sulla negazione del concetto di trauma, sulla responsabilizzazione dell'individuo, è una, una, una psicologia, è una filosofia, perché poi di cosa stiamo parlando, che è molto alla base in realtà anche di tanta mentalità americana che poi rischia di sfociare nel volontarismo motivational. Eh? Ma che qui è trattata con grande finezza, anche perché l'ospite è, è ambientato a casa di questo filosofo e l'ospite è. Non so se sia veramente andata così. Insomma, comunque è un giovane è un giovane eh, che gli girano le palle molto incazzato. E, e, e che scivilo argomentativamente lo, lo smonta un passettino alla volta, responsabilizzandolo e cercando di liberarlo dal suo dolore. No? Ed, ed è vero che trovi l'autentica felicità, però detta così, non una stronzata. No? E invece, questo Il coraggio di non piacere, raga, è un'opera serissima, scritta in modo super brillante, in cui Kishimi, che è un po' l'espositore della filosofia barra psicologia di Adler, e ne è un po' l'avvocato, se vogliamo così, viene sottoposto dal suo interlocutore a tutte le obiezioni che ti verrebbero in mente. Cioè, è veramente un dialogo argomentativo della Madonna, cioè non niente viene lasciato fuori. Eh? Veramente figo, 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 figo. Quindi è una costruzione argomentativa, alla vecchia maniera, no? attraverso il dialogo, che è di, di, una, di una finezza incredibile, di una precisione. Di un... E poi si parte, si parte dal singolo e si arriva alla società. La parte sulla società mi piace un po' meno, sui ultimi due capitoli un po' più del cazzo, ma eh, la parte sui compiti, ma io non vi voglio spoilerare troppa roba. Questo è un must read, ma must che, e che tra l'altro, pensare che è un libro con questa grafica, con queste frasette del cazzo, eccetera, eccetera, poi dentro ci si nasconde una bomba di libro. Purtroppo mi fa pensare, ma magari in quei reparti del cazzo ci sono anche dei gran bei libri. Non è facile, non so neanche come ho fatto. Non mi ricordo come ho fatto a leggere questo libro. Non mi... Tra l'altro, non mi ricordo come ho fatto a scoprire questo verso, perché non me lo ricordo. Non me lo ricordo sulla bella semino, grazie mille. Non mi ricordo, ma sicuramente era, era citato da qualcuno. No, 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 ma no. io l'ho letto recentemente, l'ho letto da meno di un anno questo libro. Me la consiglia No, 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 Beh, non è, ma doveva essere citato da qualche parte. Non so come cazzo ho fatto a leggerlo. Comunque figata totale, bellissimo. <coughs> Beh. <giappo. ride> Va bene. Diario minimo contro DNA. Vabbè, diciamo che tiriamo fuori la, la, la divulgazione scientifica, anche se poi, non, come, come anche per il libro di Rovelli, qui ancora di più è, è riduttivo dire divulgazione scientifica. Questo è, questo è più un libro di storia della scienza con dettagli pesissimi, cioè, è un librone, grossissimo, DNA. E si va veramente nella, nei dettagli chimici della faccenda tantissimo, però sempre spiegati molto bene, non mi ricordo la favo ovviamente dei dettagli, cazzi. ma in realtà è un libro dal, dal grandissimo portato filosofico, okay? enorme, enorme. Diario minimo però c'è l'Elogio di Franti, c'è la Fenomenologia di Mike Bongiorno, c'è Lettera a mio figlio, eh? c'è lo striptease e la cavallinità, ma soprattutto sono l'Elogio le, di Franti e la Fenomenologia di Mike Bongiorno, che sono due tra le perle assolute di Eco, quindi ciao. Sto facendo bene, sì. Eh, qui vincerà Patram. Allora, Patram, fatto valore fine di una dicotomia, capolavoro del pragmatismo americano, ma è molto difficile impossibile riassumerlo. Diciamo testo fondamentale per liberarsi dalle facilonerie del linguaggio, per non prendere troppo sul serio il linguaggio che utilizziamo e per imparare, quasi direi, quasi metodologicamente, a passare sempre e con agilità tra prendere sul serio e non prendere sul serio le metafore che inevitabilmente si devono utilizzare per comunicare. Perché, come disse, ahimè Wittgenstein, la gran parte dei problemi di filosofia sono problemi del linguaggio, sono giochi di parole, eh, sono delle trappole che ci costruiamo da soli. È fatto valore, però è un libro che lo spiega molto, molto bene. E, e in più è contro contro, contro l'idea, che, cioè che cosa implica la dicotomia fallace, no? fatto valore? implica un qualche tipo di... Uh, di, di può, può implica, in realtà, capite perché è un libro meravigliosamente pragmatico, perché è versante valore, no? puoi, puoi benissimo deragliare nel relativismo, versante fatto puoi deragliare nel positivismo, no? E per questo è, un, è proprio... Quel, è, è un libro fondamentale per capire il pragmatismo. E anche in realtà per... Perché il pragmatismo ha tanto a che vedere, avrebbe idealmente tanto a che vedere con la democrazia? Perché il pragmatismo è strumento della comunicazione, strumento dell'argomentazione, strumento del, del dibattito e del confronto. Dopo fatto valore, eh, ma anche a tanti altri testi, però non puoi più menare un assoluto come se fosse tuo, capito? È molto educativo, però è un testo molto complicato filosoficamente, non è una letturina facile, non è bioetica cattolica, bioetica laica, laica che è molto facile. Ma non lo so se non è difficile Frazuc, forse a te non sembra difficile, ma io non so, non so se considerei facilmente fatto valore. Eh. C'è anche Habermas di mezzo che lui critica. E comunque sia, eh, io vorrei comunque vorrei, vorrei che qualcuno di voi mi facesse un applauso. Perché io sto, vi sto raccontando: ah, per l'inglese, ok. Vi sto raccontando dei libri che avrò letto 15 anni fa. E mi vengono i brividi, a volte più di 15 anni fa. Sto facendo una fatica a ricordarmi che cazzo c'è dentro a sti libri, ragazzi. L'Alzheimer oggi l'abbiamo sconfitto. Eh? Vorrei un applauso. So che non lo farete. Comunque, eh, Mill ovviamente vince Mill. Ma... E questo comunque, raga, lo dovete leggere. Eh? Questo lo dovete leggere, raga. Sì. Sincero, sincero. Questa è una lettura fondamentale. Eh? E... Ah, GRC. Questa cosa non la sa mai nessuno. Si può, può sempre eh, Però vince John Stuart Mill ovviamente perché... La libertà? La libertà degli altri? La libertà tua che è la libertà mia? È eh, fondamentale. Allora, diciamo che di Paolo Ross... Ah, però abbiamo già eliminato la nascita della scienza moderna in Europa. È eh, che Miti Doggi, non vorrei che Miti Doggi, cioè Miti Doggi può sembrare un libro minore, di minore importanza, perché alla fine si occupa di ehm, cagatine pop. Ma mh, ha delle pagine che sono memorabili. Abbiamo anche letto alcuni saggi dei Miti d'Oggi in vecchie live. Mi ricordo quello bellissimo sul, sulla mostra fotografica. C'è poco da dire: Bart può stare un po' sul cazzo a volte, però è stato un pensatore di una cuma e di una sensibilità raga, incredibile. Pensate che è morto in un incidente stradale, poi investito da un camion, da una macchina nell'80, credo che sfiga. Non era neanche vecchissimo, era vecchio, ma non vecchissimo, aveva avuto 60 anni. Che sfiga, e per quanto sia a volte un po' così, lo stesso Eco ovviamente aveva in Bart un maestro, anche se sono diversissimi e in disaccordo su ogni cosa, e, 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 come si chiama? L'Hector in Fabula inizia di fatto blastando Roland Bart, però questo è veramente uno dei suoi capolavori, quindi naturalmente. Paolo Rossi, ragazzi, la, la grande la grande impresa intellettuale che sta alla base della mentalità scientifica attraverso Francesco Bacone Dalla magia, non si legge tanto bene, dalla magia alla scienza. Però, per, per, eh, forse avrei, mi scoccia che sia uscito la nascita della Senza Moderna Europa, faccio vincere i miti d'oggi perché non vorrei che fosse sottovalutato. E preso come un libro, sai, era comunque un barta ancora molto no? avanti, i compagni, no? così. Però è una bomba. È una bomba, non c'è Bioncciulano, non c'è nessuno di quelli senza, senza i miti d'oggi. E poi il saggio finale sul, sul mitologo, che puoi vederlo come il sociologo, il semiologo. lui lo chiama il mitologo, no? l'analista dei miti, colui che vive una socialità teorica. Me la ricordo ancora questa frase. Cazzarolo. Molto bello i miti d'oggi, al di là delle gags. Oh, beh, è Incredibile che faccio perdere. Ma perché Paolo Rossi ha beccato Cante l'ornito Rinco? Se no, doveva andare più avanti, onestamente. E Bioetica e scienze morali è veramente figo: perché non è solo manualistica, cioè Le Caldano è proprio un figo di suo. Eh, C'è. Cioè... altro grande Vademecum. In più, 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 più. Con il contributo di un filosofo della Madonna che è Le Caldano. Su, su dei temi fondamentali, grandi libri, bellissimi da leggere, impari tantissimo, cresci tantissimo. I libri di Le Caldano sono stupendi, ragazzi. Filosofi e le macchine. Grande libro di storia del pensiero e della tecnologia insieme: altra cosa stupenda. Forse più, più particolare. Faccio vincere Le Caldano. Mi sembra che ce l'abbia con Paolo Rossi, assurdo. e Chuanzu contro Laio se... <ride> qua proprio cose a caso, no? uh, Assetto corsa, Super Mario. Eh, bo... <ride> Questo abbiamo parlato, questo abbiamo parlato, boh. Sentite, eh, vi faccio andare avanti Laio Segri, che è una bomba totale. Salutiamo, incredibile, salutiamo i dialoghi sulla religione naturale di David Hume? Abbiamo già parlato. Saggio su Thomas Hobbes. To Hobbes è Hobbes, il Leviatano è il Leviatano. In più hai un Tito Magri, che è un altro teste, stile Paolo Rossi e compagni. Hai un Tito Magri che ti spiega tutto Hobbes. In realtà tu di Hobbes potresti non leggere niente, leggere solo il saggio su Thomas Hobbes. Onestamente sì, lo potresti fare. Lui ti spiega tutto Hobbes, tutto il suo percorso, tutti i suoi concetti, perfettamente, capisci tutto. E, e, e fai questo libro, è una roba. È una roba, uno dice, ma che, che cazzo me ne frega, è un saggio di un filosofo. Eh? Sti cazzi. Leggetelo. Allora, penso che vincerà eh, Nulla da cercare. Vincerà Nulla da cercare perché è un libro più grande, più importante di Pat, perché Nulla da cercare contiene la raccolta di Lingy. Testo fondamentale alla cultura umana. Eh, il libro di Patman è fantastico, non è forse il suo testo più importante, per quanto leggete tutto quello che potete del Patman pragmatico. Um, nulla da cercare, veramente lettura importante. Qui vince Peirce, <coughs> chiaramente. Um, vince, certo, però. Questa sarebbe una lettura da fare perché non, non è come posso dire, nel, nella, nella vita del Buddha, no? in tutte le, le quest filosofiche no? della vita del Buddha eh, ci sono elementi che sono fondamentali in Oriente, non, non, è, non è, una roba, è il Giappone, non è una roba l'India, no? è una roba che riesce a vedere le radici del pensiero della cultura orientale di, di tutti quei paesi no? che ne sono stati influenzati. Eh, in realtà si in, in, diciamo in filigrana, no? si, si vede, si parla anche di induismo, no? perché il Buddha svilupperà il suo pensiero in polemica con, con la visione induista. Eh, molto, molto interessante, ragazzi, questo libro è una furbata perché lui è braverrimo e fa proprio il lavoro che uno dice: vorrei un testo su quella roba lì, ma tipo uno poi non ne leggi mai uno, però ne vorrei uno che fa tutto il lavoro e lo fa benissimo ed è quello. Però pers. Con a cura di Monfantini che fa un lavoro della Madonna, tra l'altro. Scommerza dei diritti e Ceomo. Eh, figo, però facciamo vincere Nietzsche, il suo testo fondamentale, dai, sti cazzi. Inizia, iniziamo ad aver già parlato. Qua faccio comunque vincere il fascismo eterno. Ciao. Ah uh... Peso peso, 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 peso. Cioè, che è assurdo perché il diario minimo è una raccolta di gags. Però sono gag della Madonna, sono le, veramente delle gag della figata. E, e però cazzarola la democrazia, o il compagno canfora qui ha dato il meglio. La, storia, la, la, la democrazia è la storia di un'ideologia. È veramente un libro che ti toglie un pochino di merda dal, dal cervello. E, soprattutto quando si parla del suo frase universale, ragazzi. È una tale bomba quel capitolo. O, o capitolo partas, non mi ricordo come era strutturato: bellissimo. Che cazzo di libro della Madonna? Bellissimo. Farò comunque vincere ecco Perché comunque raga, l'elogio di Franti, ma anche fosse solo l'elogio di franti, perché metto l'elogio di Franti sopra, addirittura alla fenomenologia, non lo so, pesissimo, ma cioè potevano essere singoli testi l'elogio di Franti e la fenomenologia di Mike Bongiorno ma forse l'elogio di Franti del non plus ultra, del non plus ultra. Ah, pesissimo, quindi dobbiamo salutare pa Postman dobbiamo salutare Postman di cui abbiamo parlato all'infinito e... come non, non rimanere nel, nell'orrore perché? Perché i sommersi salvati è importante, perché ovviamente non, è, non come, come anche se questo è un uomo qualunque cosa ha fatto Primo Levi, cioè non è questione di parlare del Lager è bisogno di parlare dell'essere umano che fa il lager, capito? Che è, che è lo stesso che, che fa la spesa, e questo è il punto. Dici, diciamolo: è molto semplice. Vince Cantellon Ritorinco ma sciapo sciapo, sciopero, sciapo sciapo sciapo, vince Larent. Sciapo sciapo sciapo, vince Marco Aurelio, ma bella lì. Eh, guardate, la filosofia del buddismo zen, ragazzi, lo dovreste leggere. Lo dovreste leggere. È il, me, è il Myung Chulan meno, non in, quindi non è magari vista sul cazzo che parla della società dei social, eh, usa certi termini un po' del cazzo. Questo è il Myung Chulan più filosofico, grandissimo... E, sapete cosa? È talmente un enorme conoscitore dei filosofi di cui parla, in più un abnorme conoscitore del buddismo zen, che questo è proprio un libro speciale, speciale, speciale. speciale. È, è, è magistrale. Questa è un'opera magistrale, davvero. Però di cosa stiamo parlando eh, 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 non esageriamo è fondamentale ah e c'è qui quindi <ride> uh, Lingi o Nice Sarà grande domanda, dico Lingi. Qua, qua, è veramente, qua si tratta di fare una sfida perché è giusto che sia così, anche per rispetto nei confronti anche di Nietzsche. Chi è più saggio fra Nietzsche e Lingi? Come spiegherebbe benissimo Bium Chulan, nel Filosofia del Buddismo Zen: è più saggio Lingi, e quindi vince Lingi. Qua vince Leviatano, ma ovviamente Chapeau. Ah, ah, ah. Cos'è figo dei ricordi? Vedi appunto Carmelo Bene che faceva, io dico sempre, stesso che faceva Marco Aurelio, la famosa intervista con Sermonti. cioè, i ricordi non è, non è la teorizzazione, i ricordi è lui che è un diario, no? è, è, un, è filosofia diaristica. È, è molto, molto bello perché è lo struggle, non struggle for life, ma struggle for thinking no? di, di un magnifico pensatore logico. Quindi, però, Vince Perstin. Però sti cazzo. Ah, ah. ah. Cioè, non, ha cioè, non ha senso che Diario Minimo sia qui. Perché è veramente una raccolta di gag. Però, se sei Umberto Eco e fai le gag, in quelle gag c'è l'infinito. Ragazzi. Il testo su Franti sulla libertà, sulla satira, su... è il cazzo di testo di riferimento per tutto ciò che è bello nella cultura occidentale a parte la scienza. Ma si può dire la stessa cosa di fatto valore? Non lo so, sono due libri, come che non si riesce a fare sta roba, bella. Black Lodge, grazie mille. Non si riesce a fare sta roba assurda, boh. Sentite, vado di cuore, ma non ha, non ha già più, questo gioco non ha già più senso, vado proprio così, come, come Bloodborne contro Dark Souls, non ha già più senso, da qui invece è più facile Vince, i sommersi salvati. <coughs> chapeau, chapeau, chapeau per Le Caldano, ma veramente, chapeau per Ann Arendt, chapeau per Lingi. Vince Peirce. E perché vince Peirce? Perché nell'epistemologia nell pragmatica, nella semiotica, c'è tutta la base della libertà. E quindi, e quindi vince Peirce. Chapeau per Franti. Vince Leviatano. Sono curioso di sapere che cazzo arriva alla fine. Dovrei già capirlo, ma non sto capendo un cazzo pesissimo, veramente assurdo, irreale, non ci credo a quello che sto per fare, non ci credo a quello che sto per fare, assurdo, inconcepibile, disumano, quello che sto per fare, non ci posso credere, vince Primo Levi, ah, vince perché non ci posso credere, Vabbè, filosoficamente vince Peirce tutta la vita, è cioè, uno dei, dei pensatori più profondi, e, cioè, che cazzo siamo... però comunque questo libro eh, deve arrivare avanti, deve arrivare avanti. <ride> era giusto che arrivasse, questa cosa, era giusto, cioè l'originale o l'originale, meglio dell'originale. L'originale meglio dell'originale. Non sto scherzando. Ovviamente, cioè, che cazzo. Questo libro parla di quello praticamente, no, parla di quello e di tutti gli altri, tutte le altre opere di Hobbes Però, se vi dovessi dirmi, mi consegni un libro tra questi due. Ovviamente, il capolavoro della storia del pensiero è il Leviatano, ma leggi il saggio su Thomas Hobbes che ti dà tutti gli strumenti della vita. Quindi ti consiglio questo e la finale per me prevedibilissima è i sommerse salvati contro il saggio su Thomas Hobbes. Ma ma è saggistica, non è filosofia, che poi che cazzo vuol dire? Vince Primo Levi. Vince Primo Levi, così spero di avervi fatto capire che lo dovete leggere. Eh sì, eh sì, lo dovete leggere, ma non, non ne uscirete di buon umore. Ah, pesissimo, pesissimo, pesissimo. Mamma mia, ragazzi, tra l'altro che cosa sta succedendo nel mio cervello in questo momento? Comunque, ragazzi, tra Street Fighter, la saggistica di vendetta vent'anni fa, cioè io non lo so, Victoria's Secret, boh, forse potevo, potevo... Sapete ogni tanto a cosa penso? Forse nella vita potevo saltare un pochino meno di palo in frasca, perché faccio proprio... Cioè non, non so se ho il cervello adatto. Faccio... Inizio a fare un po' fatica. <ride> inizio a fare un po' fatica, sinceramente. Sinceramente, inizio a fare un po' fatica. Vi devo mostrare una cosa. Parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Bella le grazie mille del Prime. Parliamo di cose serie. Ah, sono distrutto. Ah no? Ah no, oh. <ride> let's go. Let's fucking go. <ride> non l'ho più toccato. Purtroppo ho, ho quel, quel tipo di, di paranoia. Per cui se, sai che Platinum se perdi una volta ti para, poi però torni gold. E quindi, esattamente come gli imbecilli, l'ho raggiunto ieri e non ho più toccato il gioco, <ride> perché non voglio perdere, <ride> Sono arrivato, ma che flexino, ragazzi, ma che flexino. Ma Platinum non è un cadere. No, è qualcosa, ma insomma. Che bellezza! Che bellezza. Sapete com'è stata l'avventura? Ero che è interessantissima. nessuno penserà. Ora si scende. Col cazzo che si scende, sono cose interessantissime. Perché è l'esperienza del, della mente umana alle prese con se stessa e con i suoi limiti. Ero Gold 5 a 12.000. No, ero, ero Gold 4 in live e avevamo finito Gold 4, mi sembra, ma insomma, comunque ero arrivato a 12.008. Sono arrivato Gold 5 a 12.008, con opportunità di promozione perché avevo una streak di vittorie da 6 o da 7, no? Ho perso, Lamento, ho iniziato a, a pensare negativo e sono arrivato tipo a 12.002. Poi mi sono di nuovo riapprocciato e sono arrivato in partita mediocre a 12.004 e poi un po', sono stato lì un pochino... E poi ho detto, adesso faccio veramente, svuoto veramente la mente, ma come spiega anche Daigo, no? e provo a prenderla solo e soltanto come un'esperienza di apprendimento. Diceva Daigo nel suo libro, che si intitola contraddittoriamente Il desiderio di continuare a vincere, diceva, quando so, ho capito un giorno che il torneo non è altro che un incontro tra persone che stanno cercando di imparare. E quindi adesso gioco solo pensando a imparare, non faccio caso neanche ai punti finché non mi appare Platinum. Oh, così. Tutto, ovviamente bisogna sapere eseguire, ma con gli strumenti tecnici che ho io, che sono niente, continuo a droppare tutto, una cosa orrenda, e non so fare un cazzo, e non so niente, solo con quegli strumenti lì, la mente di un campione arriva a master. Cioè è, non tutto, ma quasi tutto qui. È. Qui. Qui, 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 qui. La forma mentis con cui ti approcci fa il 90% del lavoro, è allucinante. Poi non saprei so fare. D'altra parte, un Justin Wong ti, ti potrebbe arrivare a master con il, con il pugno medio, cioè usando solo il pugno medio. Dico per dire, ma quasi è tutto qui. certo sono fondamentali, eccetera, ma davvero avere quella capacità di riuscire ad astrarsi dall'ansia del risultato. Per fortuna ha raggiunto Platio, non lo tocco più. <ride> Però sì è stato allucinante, è stato veramente allucinante. Perché mi è apparso a schermo. A un certo punto vedo a schermo il, il logo gold. Beh, perché mi fa vedere gold plang che diventa platinum. Ma vala, voilà. oh, peso, c'è un risveglio. Bravo. Ma cosa sta succedendo? Pesissimo, pesissimo, pesissimo. E eh, beh, Rosberg, è così, è così. Eh, eh. È dura, mi stupisce, ma anche perché comunque ci vogliono tante, tante decine di ore. Eh, in ogni caso, e posso, esatto, posso, posso ritirarmi, se non fosse che è veramente molto, molto bello! Molto, molto bello. Cos'è un, un altro Uwufufu? uvufufu Vediamo, vediamo, vediamo. Volpen. Veramente, allora, allora lo facciamo, lo facciamo. se non posso ovviamente tirarmi indietro, lo facciamo. 256. Lo facciamo, allora lo facciamo veloce, lo facciamo veloce, non da impazzire, non da impazzire, no un'altra volta pagliai, non da impazzire e non 200, eh però poi se non ce ne sono abbastanza, va bene, lo facciamo, eh però se poi mi tira fuori quelle che preferisco io, lo farò velocissimamente, ovviamente il tre quarti di questi personaggi non li conosco, mi baserò solo sull'immagine che vedremo, velocità della luce, via ah lei la conosco me la ricordo però non ho mai amato le, le troppo tettone però lei non la conosco quindi vince Matsumoto vai uh, mi piace più questa vai non ho idea di, qu di quali anime vengano ah bavala suzua ah lei è quello che doveva vedere questa cosa era Ergo Proxy che non ho ancora visto tipo vai faccio vincere lei perché la conosco lei. Uh, Abigail Jones forse no, non lo so comunque questa sapete che tutto ciò che mi ricorda Asuka vince uh, questa non ho idea di che cosa, ovviamente è tutto assolutamente underage. Non so, questo però mi sembra un uomo, faccio vincere questa. Ma totalmente a caso, tanto presto arriveremo ai, ai pezzi grossi. Qua lo stile di disegno non me ne piace nessuno dei due, però dico questa. Voi sapete chi siano, io no. Ma cos'è Mareo Leona Vermilion? Ma cos'è? Un picchiaduro Ark System? Voto lei perché sapete che le rosse vincono. Eh, Rizza, okay, ok, Ah, questa qua è quella di, di Naruto. Beh, i capelli rosa ne sanno, dai. Ne sanno i capelli rosa, raga, innegabile. Ai magase. Cos'è ai magase? Beh, questo è un uomo, io voto ai sì, Tra l'altro sembra... Si capisce già che è un anime. Uh, vabbè, è misato, ovviamente. Di cosa stiamo parlando? Eh, oh, questa non mi ispira questa moltissimo invece questa è un'anime da recuperare ragazzi <ride> ah molto bello lo stile di disegno lei tutta la vita non so cosa sia molto bellina <ride> uh, beh se ti, il capello verde così non mi piace anche questa però non mi piace tanto però le orecchie da gatto che sono un più eh? Eh, Itsuki Sumeragi mo". questa con le carte da gioco mi fa più simpatia eh, Uh, Medusa ma Forse Medusa... Da, da dove viene questa qui? No, però non è Code Geass. Non è Code Geass, vero? Uh, ah, ok, ok, allora non l'ho visto. Comunque, bella, mi piace. Eh, Alex Benedetto, ma non lo conosco. però... Ah, so in fondo! So in fondo! No, devo votare... Alex Benedetto mi ha fatto venire voglia di recuperare l'opera di Alex Benedetto, però. Che, che, opera è? Che, che opera è Alex Benedetto? Mi potete dire da che anime o manga viene Alex Benedetto? Perché ho un recupero da fare. Se lo sapete, eh? Perché magari neanche voi lo sapete. Anche se andata a zappare, comunque SoiFon mitica, SoiFon da non sottovalutare. Eh? Da non sottovalutare, SoiFon tutta la vita. SoiFon il Leviathan, ah, grandissimo Furikuri, tutta la vita, tutta la vita. Haruko Haruhara si chiamava, non me lo ricordavo. Fantastica, lei veramente, tra l'altro, eh? e Kagura. Queste non le conosco, boh, questa, mi piace più i colori di questa. <ride> Eh, eh, però lei, lei in realtà è molto interessante. Però cioè, mi metti un'immagine così, questa può anche vincere il campionato? Per quello che ne so io, vincerà Ayane Shirakawa. <ride> Vorrei evitare le neonate, grazie Mitsuki. Oh, questa no, questa forse è più adulta. Poi il gancetto qua ci piace. Casca che non mi piace per niente, che non mi piace, non mi è mai piaciuta, non mi piace per niente. Casca. Uh, Mumei, non so da dove venga. Facciamo vincere Kashka per, per amore no? di, 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 di Berserk. <ride> Era Kashka, se non erro, è la pronuncia. Non vorrei dire una stronzata. Bello il disegno di questa. Sawako Kuronuma. Non è quella di Kill a Kill? Eh? No, allora ho votato Didlit. Didlit. Didlit ne sa, so. le orecchie un po' così. <coughs> Hayan Park Rafta beh sapete che le orecchie da gatto però vincono eh? poi la corona di spine anche no uh, questo stile non mi piace tanto Pff, anche questa senti, voto questa però non mi piace nessun delle due Kill a Kill me lo ricordo me lo sono visto Kill la Kill <ride> sì carino carino è che non è la Lagan, capito e qui lei lei delle due lei dai c'è qualche colore in più negli occhi. Questo sarà Code Geass, o me lo so, o quello stile ovunque, ma questo qui è... questo qui è quello horror, com'è che si chiama? Non voglio leggervi, com'è che si chiama? La spirale. Mm, vabbè, comunque vince lei, dai, per variare. è Geass, Geass Usumaki, Usumaki, esatto. Vince Kirie e Goshima. Vince Kirie e Goshima, perché comunque di, di Code Geass sinceramente non ricordo... È eh, Ito, esattamente. Non ricordo tantissimo le waifus. Code Geass non mi giungito, Non mi avevano colpito tanto le waifus Facciamo vincere Giungito, dai. Mizuo Hibana. Mi piace lo stile di Mizuo. Da dove viene? Figo, mi piace questo disegno così un po' di una volta. Eh? Eh, voto Mizuo. Mizuho. Mizuho. Makima. Oh, questo stile mi fa orrore. Voto Makima. Sonny Boy, non conosco. Makima. Ma chi? Ma chissà se qualcuno di questi manga anima. Qualcuno sarà bello sicuramente. Giù Madonna, qui che cazzo c'è? Gian e Shouko Komi. Beh, è interessante abbastanza lo stile di Shouko. Questo non si capisce tanto. Quindi voterò Shouko. Qua stanno veramente sfondando. Comunque, Kuromitsu o Karin? Questo stile, anime anni 90, possib probabilmente possibilmente perverso, mi farà votare Kuromitsu. Perché Kuromitsu, magari dentro una donna ragno. No? E Luca. Ah, Ruca! Qua c'è la trappola. <ride> sì, sì, moto scalza. Ruca c'è il trappolo, Vorrei votare Ruca per amore, ovviamente, di Stein's Gate. Anche questa qua mi fa cagare. Quindi non me ne frega. Niente. voterò Ruca lo stesso, perché è Stein's Gate è Stein's Gate. E, e poi che trappola? Non è vero? Non era. Vabbè, esatto, c'è un universo in cui è donna. Quindi, di cosa stiamo parlando? Mimosa Vermilion, ragazzi. questi nomi mi fanno venire latte la ginocchia, Però questo non mi piace, quindi, voterò Mimosa Vermilion. Anna Liebert ma questo è cosa? È, è Urusawa non è che sia molto da waifu Urusawa questa Mei Mei bah, voterò Urusawa questa è la Monster giusto? esatto esatto esatto. e Menou e ah questa era famosa di una roba orrenda voto Menou mi, mi piacciono i colori rossi così Rally Vincent io voglio sapere i nomi chi li dà Ruka Sarashina ma qui siamo. È per caso Arui Yusumia. È per caso Arui Usumia, Luca sarasciato, assomiglia un po' allo stile eh? alla malinconia di Arui Susumia. No, non sarò, Luca, non la voglio. Beh, di questi, boh, cioè, questa ha, ha, ha tre anni, no, non è. Questa boh e orre. Vabbè, vabbè, ok, ok, era un'altra. Okay, Faccio vincere questa, perché l'altra era veramente una neonata. Orrendo lo stile grafico di entrambe queste, preferisco questa delle due. Mm, beh, che vuoi che vinca? vincere questa l'altro è un, un ragazzo Nino Nakano, <ride> Nino Nakano, o Maki Zenin? Facciamo vincere Nino Nakano, dai, sono proprio un simple mind. Eh, questa stiamo l'hai mutando in testa. Ayame Kajou, o, o Mirko, Mirko, <ride> Mirko può stare lì. Ayame Kajou vince. Ishtar o Lady Nagant Lady Nagant anche se il disegno non, è, non ha molti dettagli preferisco Lady Nagant ma anche l'altro non era male in realtà. Eh, Kiyoko Shimizu o Last Madonna Last ma chi era? ma chi era? cos'è successo? cos'è successo? Che, che, che è uscito qualcuno? Eh, ma non le, non le... io mi posso, eh, mi posso basare solo no, su, sulle, sulle immagini e me la <ride> e Vladilena ma che cos'è voto Vladilena ma Melascula o Melascula allora no, 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 vai di Vladilena Zero Two ne so oh, madonna anche Nero ne sa so. queste due ne sanno tutte e due ma sapete che capello rosa rosso questi colori qua mi fanno impazzire quindi voto assolutamente Zero Two Ice va ma che nomi orrendi voto comunque lei ma anche l'altra non era male ma questo è sempre Tite Cubo il nostro mitico Rime voto Rime anche se a me le tettone alla Tite Cubo non piacciono tanto infatti sono da Soifone e quell'altra eh, però dai va bene l'altra non so chi sia Ah, voilà! Usagi Tzuchino è il suo vero nome Irina Iela ma che cos'è dai votiamo, votiamo Sailor Moon dai per, per ricordare l'infanzia Artoria, Pen, Artoria Pendragon e Sawanakamura. Artoria Pendragon mi rifiuto, nonostante Artoria. se vocero, Voterò Sawanakamura, che è uno stile bello, un bello stile grafico. Shizuku Murasaki, e questo però è un uomo. Su Yeong Han è palesemente un uomo. Ma questo è un, è un, è un Senti, voto su, su Yeong Han, confidando che sia una bella ragazza. <coughs> Akame Mirai Kuriyama Voterò Akame, ma queste sono tutte underage. Ino Yamanak. Uh, vabbè, ciao. <ride> All'Edisabeth, sao. Richido, ciao. Uh, to be, to be, ciao. <ride> oh, bella lì. Asuka. Però comunque si dà un'occhiata all'alternativa. Uh, Shinoa Iragi Asirpa. Voterò uh, boh. Shinoa, okay. ma che <ride> è non conosco un cazzo raga Elizabeth Lioness e Rea Sanca Rea Sanca mi sa di perversa quindi preferisco vediamo un po' Brunilde ah, o oh, 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 qua siamo con Ghias, guardiamo Cornelia che lei era una bonazza guardiamo Cornelia che su sto stile degli occhi mi fa orrore, questa è la donna più votata dal cielo che se ti, se ti casca sul, sulla testa dal cielo una super tettona la tua vita è risolta quindi Mari assolutamente votata Daki Mount Lady, MT Lady, dai, che mi piace lo stile, dai, tiene lei con, con i cangi negli occhi. Uh, Claire, mm, è famoso il suo fumetto, e il suo fumetto è famoso. Lei è famosa, Claymore, non l'ho mai letto, però lei è molto famosa, non la voto così, sulla fiducia. Non durerà tanto. Socio albedo, Corna e Bazze, questa qua è, non mi sa di niente, voterò Albedo. Akiko Yosano, boh, questa persona ha i capelli biondi così e gli occhi rossi, cioè veramente la combo finale, o oh, capelli rossi, capelli bi occhi biondi. Avete capito, e Ninni Spunk. Ma che cazzo di nomi sono? Inata Yu, madonna, no? sono orrenda. Se ne trovo questa perché mi sa di, di, di più malata, eh, oh. Kisakurisu, <ride> fantastica. Lei, fantastica. Abbiamo anche l'icona S. Death e Togame. Madonna, prendiamo questa. Non so cosa abbia al posto del naso, ma va bene. Akashi, o. Ma questa qui sembra, ma non sarà mai Tatami Galaxy. Però ci, ci aiuta. E Nazuna. E Nanakusa, boh, senti, prendo questa. Mi sa, di, di, di donna matua Eh, Tatami Galaxy sul serio, ok. Akeno Imejima Inami. Questo mi piace lo stile, il sequel. Ok, 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 ok. Questa qua è è, no, è è One Piece. Madonna. Le donne di One Piece sono obbrobriose. Ovviamente fai Valentine di cosa stiamo parlando? <coughs> Ritsuko Akagi. Ovviamente, sì. Ah, questo è sempre Giungito Akagi. Akagi, ok, non mi ricordo neanche più. Mi, mi, fa, mi fanno orrore le donne di, di Oda. Mamma, di un brutto. Akane Tsunemori. Oh, Rukia! Ecco, questo invece è il Tite -cube. Rukia, ragazzi. Rukia tantissima roba. Eh. Rukia tanta roba. Rukia arriverà molto in là. Ma Vanessa Enoteca. Io voglio sapere, Vanessa Enoteca voglio sapere Vanessa Enoteca da dove cazzo arriva Vanessa non si vergognano porca miseria Vanessa Enoteca Kirari Momobami Pandora, in realtà Pandora mi sa di una gran bonazza voto Pandora <ride> eh, beh, Mikasa, Mikasa potevo evitare questa osservazione Frankenstein ma che cos'è? Itsuki Nakano non so, sta Frankenstein. Boh, che l'altro fa cagare? trovo Frankenstein eh, Farnese. No, però è ingiusto. È non puoi mettere un'immagine così di Farnese. C'erano ben altre immagini di Farnese. Ma siamo impazziti. Farnese dovrebbe arrivare alla fine, ma con questa immagine, dai. Ma cos'è? Ma Farnese c'era ben altro materiale. Beh, grande fu. Fu Kasumi. Risa Koizumi, però mi piace, mi stanno simpatici. Oh, vabbè, non no, stiamo parlando di bonazze. Comunque, per, ovviamente, Samurai Chanplu e Arkwave Brune Studio Yoko Nakajima, déjà vu, però non sono sicuro. Rei Ayanami, ovviamente, vince. E infatti, c'è cioè, Farnese, voglio dire. Ah, questa Isurumi Nakata ha qualcosa di simpatico. Ora, questa è ovviamente capello rosso, occhio azzurro. Io, ragazzi non ce la posso fare. Cotone, non bastano le, le bombe così usi metto la samurai perché è troppo troppo facile Pensa se Farnese mettevano le foto migliori eh, Questa non mi piace nessuna delle due Questa perché è un disegno un po' più simpatico Ma non mi piace nessuna delle due eh, eh, Questa ci piace moltissimo L'altra sembra un uomo Apollo o pa Apollo <ride> Una selezione genetica Ah Ryuko Matoi E lei di Kill la Kill eh, qui, qui ce n'è Vabbè state tranquilli per piacere No, lei non mi piace. No, lei non mi piace. No, 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 lei non. No, proprio no. È, è, che poi è lei quella che diventa. Non voglio fare spoiler, ma è, è che è un gigante, giusto? È, è Erza Scarlet, <ride> Erza <Herza> Scarlet. <ride> Erza Scarlet. Principessa mononoke. che. Ah, scusatemi, Yor. Scusatemi una cosa. Yor Forges è Forger è quella di Kill a Kill. È quella di Kill a Kill? Ah, no, non è, non è, assomiglia un po' a quell'altra di Kill la Kill, eh? <ride> Non è, però. Però, comunque, eh, Principessa Mononoke è ovviamente un'opera fantastica, però. Your Forger è, 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 è chiaramente una buonazza. Cioè. Um, Sawada questa mi piace di più, Bionda con gli occhi, ok, siamo capiti, ma mm. Ma Midari Midari Ikishima, sento che c'è della cultura dove c'è Midari Ikishima, sento il mio settimo senso ma questo è NHK e, questa, e lei è quella di NHK ma è NHK ah, ci sta di brutto Maggi ma questa è quella di NHK o sbaglio? ma pensa eh, è carina Insomma. Eh. Ehm, Madonna. ma cos'è Noello Silva? ma chi è che mette questi nomi? Iori Ikki senti voterò Iori Ikki ma proprio qua a caso questa ha crazy eyes questa non mi dice niente voto crazy eyes perché mi piacciono i capelli rosa belli i capelli rosa ragazzi Maki Kuwana Ragazzi, Onna Shachou. C'è cioè, cioè, cioè una grandissima esperienza. Eh? Ok, ok, le pronte, grazie. Onna Shachou ne sa. Miki Makimura, meglio, meglio disegnata dell'altra. Ma... Ah, ma tra l'altro era Coso, Regista, famosissimo giapponese. Omino, grazie mille del Prime, Tule, grazie mille. Era Devil May Cry Baby. Ok, 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 Devil May Cry Baby. Okay. No, non pensavo che comunque va bene. Eh, Sawa eh, Yukimura c'ha la spada, questa va in aereo, forse. Mm, boh, questa. Però gli occhi viola, occhio viola, altra cosa molto bella. <coughs> Lei, Assai. Mm, Crista, 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 Crista non è... Non è Attacco un Titan. Da dove viene Crista? Crista l'ho già sentita. Ah, è a A oh, 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 posto, è lei veramente. Ok, era, era lei, era lei, era lei, a posto, va benissimo. Lucy, Maria. Uh, bah, questa no. Lucy, delle due Lucy, anche se mi fa orrore. boh, boh non lo so, ma questa è una bina, questa, dai. ma, ma veramente orrendo. Uh, bah, questa. Ma boh, veramente il vuoto. Io voglio dire, Motoko Kusanagi... C'erano immagini migliori, eh? comunque destinata ad arrivare molto in là. Qua abbiamo le orecchie. Kaguya. Meiko Shiraki è un recupero. Eh? Meiko Shiraki è un recupero da fare, eh. Meiko Shiraki, non so da che opera venga, ma Meiko Shiraki. Maiko Shiraki tantissima roba eh. Maico Shiraki che se non so chi cazzo è Ma arriva molto avanti eh. questa, questa nazi qua eh. Allora Questo non è Crybaby Ma che cos'è? Shinobu Oshino Cos'è Shinobu Oshino? Va che monogatta Figo Belli gli occhi gialli re mio, questo non mi piace lo stile boh, capello rosa dai capello rosa, occhio rosa tra l'altro Ah, ma no, lei non si chiamava Neltu lei, non, lei aveva un nome più completo, non si chiamava così com'è che si chiama lei? aveva un nome più, non era Neltu, cos'è Neltu? Ah. solo Nel Neliel, Neliel, esatto Neliel si chiamava, sì il nome era, era più complicato Bom, comunque insomma lei, lei sempre questo genere tettoni allucinanti di, di Tite Kubo, però è una, una, una buonazza assolutamente questa Lisa, Lisa 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 che quindi sarà Risa Risa e Sagiri Sagiri mi sa di perverted quindi vado con Sagiri Giorgio sul, sul versante femminile Giorgio non mi dice niente anche se in questo caso voterò la tizia di Giorgio però a me Giorgio versante femminile non, non, a memoria non, poi magari nelle serie che non ho visto <coughs> Questa per le carte da gioco, ma così a caso, proprio non... uh, Questa è un po' più adulta, ma stiamo parlando di niente. Boh, questa perché fuma una sigaretta, l'altra avrà tre anni. Questa ha due anni, questa ne ha sette, Dio mio. Ah, ma questo è, death note. È anche fatica a, eh? fatica a riconoscere, fatica a riconoscere, fatica a riconoscere. Oh, lei, Madonna, mi tocca votare perché l'altra ha, 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 ha tre anni. <coughs> Guarda, per, per i fan, votiamo Nami. e Camiscino. Bel, bel disegno, ma siamo ancora al primo round. Addio, questa, boh. Eh, questo è Satoshi Con. E andiamo sicuramente, anche perché si potevano avere immagini molto più interessanti. Molto più interessanti. Ma qua benissimo. Questa mi sa un po' di più perverted, ma vabbè. Questa è almeno è disegnata con un po' più di voglia. Nia Teppelin. Ascolterai le Zeppelin. Sentiamo questa perché mi rifiuto di votare Nia Teppelin. Mordred Pendragon, quindi sorella dell'altra Pendragon, questa vince. Rinto Tosaka, meglio. Questa. Beatrice. Ah, Yoruichi. <ride> mitica, 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 Yoruichi. Goren Lagan vince. Yoko si chiama, non mi ricordavo. Moeca vincerà tutto. Forse, certo, questa immagine. Cioè, giusto perché lo sai. Magari anche questo ovviamente, qua non si capisce. Prendiamo, diciamo questa perché le labbra sono disegnate meglio. Mm, questo. Siamo passati, questa l'abbiamo già vista. Quindi, siamo passati round dopo. Questa 0 Chu, ragazzi, ne sa assai. Eh, cioè, non c'è bull. Ma infatti, sono pazzi questi. Questa l'altra le mutande in testa. Suoi fan per simpatia. Comunque, Suoi fan ne sapeva. Last mi ispira, voglio dire. Eh, Madonna Mimosa Vermilion, che è orrenda, supera addirittura un altro turno. Qua preferiamo Medusa, che mi sa di perverted. Qua per simpatia fuma, tanto vabbè stiamo andando. Ma Violet Evergarden non è il nome dell'opera. Miki, teniamola. Beh, qui però comunque vince Didlit. Non stiamo scherzando. Come si, come si aggiusta i capelli, vince. Sinceramente, Monster. Vabbè, che questa, da dove cazzo salta? Andiamo ancora con Monster, ma non, non sarà molto. Per, per conoscenza. Ma, il nulla, boh, voto lei. Ma incredibile Farnese, cioè, ma come cazzo si fa a mettere un'immagine? Un, tra l'altro, in, un in un contest del genere, metti un'immagine simile. Questa mi piace perché questa cos'è la coda di un gatto, quindi mi fa simpatia. Ciao, Mizuo, mi piace lo stile. Mm, questa molto, questa molto. Questa, boh. uh, questa mi ispira. Qui il nulla, veramente, se qua non mi sa di niente nessuna delle due. Madonna, che orrore! Boh. Vabbè, mi cosa... tra l'altro immagino... Ma picca... che sta... cazzarola, proprio questa che questa invece che ne sapeva doveva uscire. Cioè, tao, ne sapeva tantissimo, maledizione. Oh. È andata così. Sawana Kamura lì facciamo iniziare lei anche se non mi ha mai ispirato ma Mario assolutamente sì ma pff, sto andando veramente a caso Moeka Suzuka dai 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 teniamo quelle che conosciamo il più possibile poi di fronte all'evidenza Menou <ride> Misaki perché la conosciamo cioè la conosco io poi, voi le conoscete tutte io veramente no Raftalia perché ha le orecchie? Ma le orecchie io penso che siano dei fermagli, eh? non, non, non tirate fuori il furri per piacere. Non c'è Ranma, non c'è... Ma che cazzo è che ha fatto sta roba? È vero, ma dov'è Ranma? Dov'è la Mu? No, incredibile. Avrebbe vinto la Mu. Anzi, avrebbe vinto Shampoo. Ma poi non lo so, perché in realtà non c'è un cazzo. Ma non c'è un cazzo. Ma dove sono Castalia e Tisifone, le di Oscar? Ma non c'è niente. Andromeda. Non c'è niente. L'ha fatto un, sì, un, un bimbo. L'ha fatto. Ma dai comunque Rukia oh, Rukia andiamo avanti uh, per gli occhi rossi da Death Note perché la conosco è comunque una buonanza Mikasa eh, peccato per Ryuko. Pensa a te, se devo buttare fuori Ryuko che la tenevo volentieri a posto di un sacco di inutili. Vabbè, e Fai Anche se da questa immagine, però, sappiamo chi è fai Valentine. Quindi andiamo meglio. Boh, il vuoto esistenziale, ma che è sta roba, dai, Nami? Perché è nota, assolutamente. Lei stava molto avanti. Lei è una grande, questa per il capello rosa più famoso del West. Eh, ovviamente c'è solo Lady Isabel. Io non ho parole. Casca che non mi piace, ma per, per tirarsi via un po' di inutili, ovviamente, Machise Kurisu Kuristina teniamo Giungito perché vuoi non mettere Giungito almeno. Orihime Questa che mi sa veramente di perverted. Per, perché la curva per, da questa immagine sceglierei tutta la vita Isha, però, almeno conosco gli Yoru, Motoko, ma non c'è neanche da dirlo. Eh no, forse era mia, Vabbè, oh, possiamo tenere Meiko Shiraki, che mi sembra una gran bonanza, anche se questa Kuromitsu sembra veramente una perverted. Vabbè, sembra tutto due perverted. Sono giapponesi, ah, tubi, tubi e Ritsuko. Vabbè, vince Tubi, ma da questa immagine, cioè, chi mai voterebbe Tubi senza conoscerla da questa immagine? Ma perché devi mettere un'immagine così di Tubi? Comunque, vince Tubi. Rizuko non è la mia passione. Teniamo Sailor Moon per, per, per fama, questa è disegnata con un po' più di, di, di gusto. Sentite, ma per, proprio perché voglio avere solo roba che conosco a un certo punto. Ma cos'è? Voglio i kanji negli occhi. Mi fanno simpatia. Crista. Abbiamo detto essere proprio tacontai. quindi Lei è non è una scherza bonanza. Onna ne sa, o qualunque sia la sua origine mi dispiace no, questa non è votabile quindi Yumeco assolutamente qualunque cosa sia le labbra sono notevoli volete il furri beccatevelo Holo Ray ovviamente Ray batte Nino facciamo vincere 2B perché sappiamo che non, non corrisponde esattamente a questa immagine Uh, faccio vincere Matsumoto. Sì, delle donne. A me non piacciono le donne di Oda. Non mi piacciono. Ma neanche poi le tettone di, di Cosmo. Comunque, Mizu mi sta più simpatico. Sto continuando a votare sta qui. Che non so da dove venga. Onna già meglio. Uh, è che Suifon non è una buonanza, per Però me mi stava simpatica Suifon. E l'altra che cazzo me ne frega. Voto Suifon. Ciao. Uh, ciao. Misado. Ok, ho okay, misclick. Poi butto fuori Asuka ed è finita. Eh? Teniamo lei. Ah, Suzuka ci saluta. Peccato perché era una nota, ma non è un gran che. Questa cosa, ce ne sono un sacco che non sono. Ne, ne mancano troppe. Ne mancano veramente troppe. Lasta tutta la vita, ne mancano veramente troppe. Tengo questa perché è Gorilla Gun. Ma abbastanza deludente, eh? ovviamente. Moeka Ah, basta, è eh, farnese tengo farnese anche se questa immagine è un insulto eh tengo lei perché anche questa immagine in realtà è un insulto ehm devo, ha i capelli rossi ah! Derby e derby non facile, devo dire, derby non facile sono due, in realtà due buonazzissime secondo me. Eh, però questa, questa mi sa più di una conquista, cioè nel senso... Però, tra l'altro non si possono neanche fare, non si possono neanche fare i, veri, i veri commenti, cioè non posso dire cosa penso, quindi non posso dire niente. Mica. Vince questa, così se ci un po' di, di furri, vince lei ovviamente. Ma chiese cura Madonna, raga, Troppo, troppa roba e, e troppa roba che non conosco. Non della mia generazione, comunque gli La nostra Kk. Casca che mi fa cagare, ma piuttosto che il nulla, la continuo a votare. Ovviamente Isabel. Questa che... Boh. Ah, de devo sempre togliere quelle fighe Va bene, Mari, per me non la conosco. Questa. Questa non sembra male. Eh, qua sfida derby, ma vince Faye. No, sentite, a un certo punto sappiamo quello che sappiamo comunque, dai, mi dari, mi dari, mi dari. Questa è perverted, questa è perverted veramente. Eh, peccato, Rime ci saluta, lei, lei è veramente una grande... Ma lei poi è un figo come personaggio, cioè. Rucchia tutta la vita. Rucchia rimane, ovviamente. Rucchia. Io non ho mai sopportato, e dovete capire che io odio la di Isabel, non l'ho mai sopportata e non la reggo. Però Faye Valentine veramente non è il mio genere, tra l'altro ha l'attaccatura di capelli più brutta della storia, e quindi voterò comunque Saorichido, ma in realtà nessuna di queste due mi, mi ha mai intrippato. Marei tutta la vita che è questa, questa cosa di, 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 di gomma dai, ma per piacere, eh, qui vince Farnè, però poi non è detto, eh. non è detto. Però vince Farnese, ma Farnese, Farnese siamo sul perverted vero. eh. Farnese siamo sul perverted vero. È, 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 come si dice? Consumato. Eh? Vince 2B, che poi un po' intrusa, che viene dai videogiochi. Poi, vabbè, ci sarà sicuramente il manga, però vince lei. Vince Misato, assolutamente. Ma ti dico: non, non le reggo nessuna delle due, se devo dire la verità. Però questa stava a piedi nudi e mi faceva cagare. Questa credo di no. questa mi casa nonostante l'altra la conosca questa la preferisco qua vince Mikasa Mikasa ne sa ma poi ne sa molto anche in questo disegno oh finalmente ci liberiamo di casca degnamente mo tocco tutta la vita Sta Mizu, ragazzi, io non ho ancora capito chi cavolo fosse, però è andata avanti per questo disegnino così carino, così. Questi dettagli minimali, ma un po' milomanariani, veramente ben fatti del viso. Però almeno Yoruichi so chi è anche, se non, non mi interessa, però vabbè, Yoruichi vince dai. Ah, ok. Va bene. Misa è andata fin troppo in là. Vince Kurisu Ma chi è? Kuristina Facciamo vincere Moeka. Perché so chi è. La conosco nella vita privata. Bella per suo iPhone, è andata fin troppo avanti. Vince ovviamente Asuka. Ah. 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 Come si fa? Come si fa? Ahiaiai. Ai, ai, ai. Mm. È che se tiro giù uno di quei volumi e vado a cercare delle illustrazioni di Farnese. Eh, è peso, è peso. <ride> eh, però Rucchia mi è stata troppo simpatica. E eh, poi comunque Rucchia ne sa. Comunque Rucchia ne sa. Però che cazzo fai a non votare Farnese, raga Cioè. Di cosa stiamo parlando? Poi, cioè, Farnese non è soltanto una buonazzissima ma proprio quelle perversioni allucinanti, capito? Giappi pervertiti con, con il Vaticano e ci mettono la bonazza nel Vaticano, no, no, raga. Farnese, tutta, cioè, proprio io mi, mi, mi identifico nelle perversioni di, del buon. Um... Mi si è spento il cielo. Com'è che si chiamava il povera, povero, pover, povero autore di Berserk? Kentaro Miura. Uh, questa è molto, questa è una delle sfide più difficili questa è una delle sfide più difficili quasi una finale anticipata eh? tra Kurisu Makise e Motoko Kusanagi ma per quanto forse di carattere alla filmista più simpatica Kurisu comunque è una grande. cioè è Kuristina è veramente una grande ma poi è una grande è che Steins Gate è una figata stellare Steins Gate ha dei personaggi che sono incredibili non c'è Motoko che regga Steins Gate è Steins Gate regga Motoko anche nella sua versione Scarlett Johansson non era male. Cioè, Motoko è più figa. Questa è la verità. Motoko è più figa. Però Cristina è cristale Veramente, veramente. Super crush per Cristina. Lei è proprio bella. Vince lei. Lei di Isabel, mai fregato un cazzo. Faccio vincere Rey perché Tubi non c'entra un cazzo. Con... Cioè, boh, la trovo un personaggio infilato a caso. Faccio vincere Rey anche se non sono un fan di Rey. Mm, misato contro Moeka, queste immagini non rendono giustizia a nessuna delle due. però Moeca a un certo punto era troppo, era troppo. Era diventata una palla. Cioè, per quanto bonazzissima. la bonazza di Stein's Gate, eh? bel capello rosso. Tra l'altro, però a un certo punto mi ha rotto il cazzo. Moeca, mi ricordo. Misato dai, misato, carisma. Dai, ci sta, ci sta, ci sta, misato dai qua. Mikasa ci togliamo l'ultima sconosciuta, credo, no. Sentite, faccio vincere Matsumoto solo perché non so chi sia Zero Zerotu, no? però avrei fatto vincere Zero Zerotu Asuka. Vince contro Yoruichi: assolutamente sì, vince. Cre... Cioè, non è che puoi votare un personaggio per le perversioni che il pervertito di turno in questo caso che il Taromiura le ha cucito addosso. Kurisu Makise è un personaggio a tutto tondo, un personaggio meraviglioso ed è veramente la donna di cui innamorarsi. È fantastica dai. È fantastica basta. Dai. Lei è la numero uno. Ma probabilmente vincerà lei. Qua vince Mikasa. Però... Mikasa, se siamo capiti. Ovviamente, qua, qua facciamo finta che ci siano dei dubbi. Vince ovviamente Asuka. Di cosa stiamo parlando? Non, voglio neanche, non mi voglio neanche esprimere come possa una persona far vincere Rei Ayanami su Asuka. Soryu Langley, no, derby dei derby, ma derby dei derby solo perché le persone stanno male. Derby dei derby perché la gente sta male, la gente ha proprio dei problemi seri, ma che derby, ma che derby, quella, quella lì, quella qui ti esplode, ti esplode in, une, in, una, in una nuvola di LCL, ma che, ma che derby, oh. ma che derby, no no no, Asuka, Asuka ragazzi, Asuka, tra l'altro, beh questo vale per tutti i personaggi di Evangelion, hanno qualcosa di rotto dentro ovviamente, Asuka proprio è la, è la perversione pura, Asuka tutta la vita, non, poi non posso, non posso neanche parlare, Asuka... Mm. Faccio vincere Aruko. Perché Misato non è che mi faccia proprio impazzire, e Aruko è veramente una grande. Dovete vedere Furicuri. Quindi, vince Aruko, grande, veramente. Una grandissima. Questa è la finale. Questa è la vera finale anticipata, e vince, vince Kurisu. Perché, dai, ma vincerà, vincerà Chris De ma, sì, ma perché vedete, vedete il discorso di Egri, dei libri che vi consigliavo prima? Perché i personaggi conta il personaggio. E vi dico una cosa: vince Aruko su Mikasa, perché Aruko è comunque un personaggio. Anche se non, ovviamente, approfondito a livelli di, di, di Machise Kurisu. Però, cioè, questa, la, questa sta zitta, ha la sciarpa e ammazza. Bravo! Poi, vabbè, non ho visto l'ultima stagione. Però, tutta zittina, tutta figa, così. Però, questa questa c'ha carisma. questa c'ha carisma da vendere, Aru. È fighissimo come personaggio. Ciao! Bella finale, mi piace. Sono, sono fiero di me. Sono fiero di me perché non è una finale dedicata dal, dall'orrore de 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 dei più bassi istinti. Ma è una finale tra due bellissimi personaggi, anche se uno è un meta personaggio, cioè un personaggio in un'opera meta narrativa come Furikuri E l'altro è il migliore personaggio che abbiamo trovato in questa, in questa sfida. Quindi vince Cristina, che spacca ed è veramente una grande. E... Stein's Gate, è bellissimo Basta che tra l'altro in tutto questo viene da un videogioco, perché questa è la curisu del videogioco, quindi ha vinto un, comunque un personaggio di un videogioco, anche se c'è ovviamente l'anime. Bene, 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 qui le buone notizie, perfetto. Poi legge, volevo leggere anche l'articolo di Matteo, ma tanto è lì e lo leggeremo prossimamente. Ragazzi, io sto finendo la voce e dopo ho una live. Vi ricordo, vi ricordo che alle ore, anzi, facciamo le cose per bene. Vi ricordo che alle ore 18.30 in diretta mi trovate, ci trovate a me Eugenio, sullo spareggio per parlare dei nostri sport preferiti. Quindi ci vediamo, mamma mia, fra meno di due ore su YouTube con lo spareggio. Grazie mille ragazzi per aver seguito e eh, bella lì.